Sono arrivati gli sconti di primavera Euronics, anche a tasso zero. Inizia la nuova stagione al meglio. LG OLED TV 48 pollici con il bonus rottamazione TV può essere tuo a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti. Sai che Riabilita è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? In Corso del Mezzogiorno 258. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Elettrodomestici Ruotolo, Piazza Aldo Moro 19, Foggia. Ortopedia La Sanitaria è a Foggia, in Corso del Mezzogiorno 254-256, convenzionati ASL e INAIL. Bentrovati al Calcio Show, puntuali per seguire anche oggi la partita che vede impegnato il Foggia a Vibo Valentia contro la Vibonese, una gara che il Foggia, se molti possono anche pensare, sia già vinta per quella che è la posizione in classifica della formazione calabrese, invece non è così, anche perché la Vibonese nelle ultime due partite ha pareggiato prima con il Monterosi e poi la settimana precedente addirittura ottenuto testa al Bari cedendo all'82esimo. A proposito del Bari, c'è la prima sentenza di questo campionato: il Bari è promosso matematicamente in Serie B. Perché? Perché prima ha già giocato il Catanzaro, che ha perso in casa con il Monterosi. Sorpresi di finale di stagione, certo, anche se insomma il Bari fosse promosso lo sapevamo dall'inizio del torneo, forse l'avevamo detto, aveva due squadre. Dispiace perché a un certo punto magari forse proprio il Foggia, se fosse stato un tantino più continuo, poteva essere la spina nel fianco di Bari, ma non è andata così. Ma il Foggia aveva bisogno di tempo, è vero, quante volte l'abbiamo detto noi da questi studi, c'è bisogno di tempo, e alla fine si è preso il suo tempo e il Foggia ha cominciato a camminare. Buonasera a Mario Ciampi. Buonasera Rino, buonasera a tutti. Sì, aveva bisogno di tempo, lo abbiamo detto da settembre questa cosa, è da settembre che si dice che bisogna dare tempo al mister, bisognava dare il tempo giusto per analizzare, per conoscere i calciatori, la rosa a sua disposizione, e ai giocatori per conoscere il credo zemaniano. Quel tempo è passato e lo sta dimostrando la squadra, lo sta dimostrando sul campo. Con quattro vittorie consecutive e soprattutto con una posizione in classifica molto importante, settimo posto. Andrea, buonasera. Ciao Rino, buonasera. Manca oggi Ferrante nel Foggia, il bomber principe, un problema muscolare, il bicipite femorale. Cambiato qualcosa in formazione? No, come detto manca solo Ferrante, che è stato sostituito da Turchetta. Gli 11 titolari sono Dalmasso, Trepali, Carattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo in difesa, Rocca, Peterman e Di Paolo Antonio, Merola, Turchetta e Curcio. E la formazione la vedete in grafica, qui abbiamo Merola confermato a destra con Turchetta centrale, sarà così? Teoricamente sì, però vediamo. Turchetta ultimamente è stato sempre utilizzato da centrale, l'ha detto anche lui in una conferenza post partita, che lo stava provando più da centrale, poi Merola sta facendo molto bene in queste ultime partite da esterno, quindi penso che si partirà così, ma sono tre giocatori che sono quasi interscambiabili. Cioè, Turchetta centrale, oppure tu avresti fatto giocare Merola finalmente in quello che è il suo ruolo naturale? Oppure, non lo so, come dice io Andrea, penso, visto che le cose vanno bene. Sì, può essere, è una chiave di lettura. Merola nasce centrale, ecco, d'attacco. Quindi Turchetta più esterno, quindi secondo me non è escluso che possiamo vedere Turchetta esterno e Merola centrale. Potrebbe anche darsi, tu come gestiresti questo offensivo? Il tridente offensivo sì, sicuramente è la scelta migliore, quella più equilibrata, Turchetta al posto di Ferrante. Io ho qualche perplessità a centrocampo. Cioè? Ma
Centrocampo che domenica scorsa ha sofferto un tantino, sabato Rino, noi giochiamo col classico 4-3-3 di Zeman e loro giocano col 4-4-2 sicuramente, sono una squadra più difensiva che offensiva, hanno il peggior attacco del girone. Però sai, tenere Rocca a centrocampo quando tu hai giocatori come Garofalo, come lo stesso Gallo, che sono più in forma, ma insomma io la trovo una diminuzione, io farei giocare sempre i calciatori. Andiamo a vedere intanto la Vibonese, Andrea, e poi voglio chiedere anche a Mario se il concetto espresso da Carmine Pecorella lo condividi o meno. Sì, vediamo la Vibonese che schiera Mengoni tra i pali, Corsi su Hager, Risaliti e Polidori in difesa, Zibert, Gelonese basso in mezzo al campo, Grillo, Spina e Curiale davanti, vediamo come agiranno questi tre davanti. Centrocampo con tanta qualità, forse con poca corsa, è questo che diceva in sostanza Carmine. Sì, sostanzialmente sì, davanti ci sono Spina e Grillo che insomma sono due giocatori molto mobili e con Curiale che insomma lo conosciamo più che bene. Insomma, avresti confermato questo centrocampo anche tu, Mario? Oppure come dice, io condivido un po' quello che dice Carmine, cioè il fatto rendiamo questo centrocampo più muscolare, più agonistico, perché è successo poi domenica scorsa che la partita è cambiata quando sono è entrato Garofalo per esempio, no? Beh, io penso che in questo momento lui voglia dare probabilmente un po' più di continuità anche alla mediana per farsi conoscere. Sicuramente manca quel dinamismo, diciamo, quella rottura che ti può dare Garofalo sicuramente con le sue incursioni, con la sua sostanza. Sicuramente questa capacità anche di verticalizzare, di farsi trovare pronto, al momento, pronto al posto giusto, al momento giusto. Rocca sicuramente rispetto a Garofalo ha più qualità nei piedi, ha più qualità e lo sappiamo, però così come Di Paolo Antonio che si sta rivelando veramente un giocatore importantissimo per gli equilibri zemaniani. Di Paolo Antonio è fondamentale perché nel momento in cui Peterman è marcato gioca lui play e quindi gioca col doppio play, assolutamente, bravo assolutamente. Anche dal punto di vista tattico è cresciuto tanto Di Paolo Antonio. Da quando è arrivato, chiaramente i giocatori arrivati sappiamo benissimo che il mercato estivo, il mercato invernale, non è un mercato che Zeman gradisce, favorisce più di tanto perché i giocatori. Però qualcuno è arrivato importante per il Beh, Di Paolo Antonio posso dire che secondo me si sta rivelando un giocatore molto importante per l'equilibrio e per gli equilibri tattici zemaniani. Nicola, dalla regia mi fai rivedere per favore la formazione perché voglio vedere Carmine come avrebbe cambiato questo centrocampo. Sì, no, io avrei messo Garofalo sicuramente. Garofalo al posto di Rocca. Di Rocca sicuramente, no, ma non perché Rocca è come diceva Mario è un giocatore ipertecnico, ma proprio perché questo è un centrocampo dove non fa nessuno filtro. Se i tre attaccanti non tornano e non vanno a fare densità a centrocampo, noi andiamo sempre sotto di uomini con qualsiasi squadra, probabilmente a centrocampo andremo sotto anche con la Vibonese, perché lo diceva anche Andrea se prima. Se c'è sovrannumero Spina, magari. Sì, Spina sai, è un po' atipico, gioca un po' più, un attimino più dietro come punta, dà una grande mano a centrocampo, quindi perciò dicevo che loro in effetti a centrocampo giocano a 4. Però giochiamo con l'ultima della classe, col peggior attacco del campionato e insomma, che però ha tenuto testa al Bari per 82 minuti. È una partita difficilissima e ha perso 1-0 dopo. Poi io voglio smentire un altro luogo comune che ho sentito in questi giorni e penso che voi me ne darete atto. Cioè non è che la Vibonese è già retrocessa, potrebbe. Forse questa è l'ultima spiaggia per loro, quindi se la giocheranno c'è bisogno che vincano, certo, esatto, vincano, se la giocheranno si dice in certo alla morte, ma penso che daranno il massimo oggi. Se la giocheranno alla morte, Mario? Io possono ritengo, giocarsela pure se non retrocedono morte. Oggi retrocedono domenica, ma possono possono giocarsela anche alla morte, come è giusto che sia, comunque hanno una città, una maglia da onorare, è giusto che sia così, insomma il giocatore scende in campo non per perdere ma per vincere, è chiaro, però è che cioè, non, sì, ok, rispetto ma paura insomma. No, perché comunque sei una squadra in salute, sei una squadra, sei il Foggia, sei una squadra che ha tot punti in più della Vibonese, qualcosa vorrà pure dire. Non insomma, parliamo dell'attacco mitraglia, perché ormai l'attacco del Foggia è tornato ad essere l'attacco mitraglia. Appunto, della squadra certo, ecco, il senso è questo, massimo rispetto per la Vibonese come per tutte le altre squadre, sì, se la giocherà alla morte perché ha bisogno di punti, eccetera, ma c'hai sempre una squadra di fronte che Foggia, quindi insomma fino a un certo punto paura. Fino a un certo punto paura, vero Andrea, il Foggia
è una squadra dalla quale bisogna aspettarsi di tutto per il suo modo di interpretare il calcio. Beh sì, l'abbiamo visto durante l'arco di tutto il campionato, anche se sembra, perché possiamo dire sembra, anche c'è molto ottimismo, no? Però abbiamo visto già durante il campionato 2-3 vittorie di fila e subito insomma c'era questo grande ottimismo, quindi ci sta, è giusto volare sulle ali dell'entusiasmo, però è una partita che si deve giocare. Zeman ha detto di temere tanto questa partita anche per quelle che sono le condizioni ambientali. È prevista pioggia, io sto vedendo il sole, però quindi meno male, molto vento, hai visto il vento? Perché ho parlato di vento e pioggia in serie di presentazione. Zeman, non credo ci sia. Sì, non vedo, non siamo lì, però non mi pare. Anche il terreno di gioco non mi sembra malvagio. Non vedo, vabbè, sì, diciamo che esteticamente sembra un bel terreno, poi chiaramente bisogna vedere se è pesante o meno, se come sta messo. Se non mi sembra ci sia vento. Mario, vedi, la regia ci, quindi... ci propone i risultati degli anticipi delle 14:30 il Monopoli che ha vinto a Pagani, il Catanzaro che ha perso in casa con il Monterosi. Grande sorpresa fino a un certo punto, perché il Catanzaro qualche altro passaggio a vuoto l'ha già avuto, e poi il Palermo che in qualche modo stiamo giocando uno contro uno, il Foggia per cercare di prendersi stiamo il sesto giocando posto, sul Palermo sì. Sul Palermo 4-0 al Picerno. Mario, beh vabbè, sicuramente il risultato, la vittoria del Monterosi a Catanzaro insomma è una vittoria insomma, abbastanza a sorpresa. Il Catanzaro, solo per i soldi che ha investito, avrebbero dovuto farne 6 al Monterosi, probabilmente. Ecco, questa è sempre la legge, la famosa legge del calcio, in cui non è detto che se investi tanti soldi poi ottieni i risultati che vuoi. Palermo, sì, stiamo facendo la corsa sul Palermo, chiaramente il risultato del Catanzaro ha di fatto consegnato diciamo la Serie B al Bari. Il Bari credo matematicamente. Sapevo mancasse un punto, però con la sconfitta del Catanzaro chiaramente il Bari in B. Carmine, stiamo vedendo le squadre, stanno scendendo in campo, voglio sentire anche te su questa roba qua e poi passiamo subito a presentare l'arbitro, mi sembra sia abbastanza giovane. Sì, giovanissimo. Niente, io mi rifaccio un po' a quello che diceva Zeman nella conferenza stampa prepartita. Zeman auspicava che Foggia riuscisse a sbloccare subito la gara, perché questa è una gara difficile, ripeto, Monterosi docet per quello che hanno fatto oggi a Catanzaro. Attenzione alle piccole, perché noi abbiamo giocato bene Monterosi con le grandi. Monterosi in zona playoff è entrato. Certo, certo, tra parentesi, Esatto, Rino, attenzione alle piccole, perché noi con le piccole non abbiamo fatto molto bene in questo torneo. Mi dici due parole dell'arbitro? Allora sì, l'arbitro è un lungagnone giovanissimo, si chiama Kevin Bonacina, è di Bergamo, è alla sua prima stagione in calcio, ha arbitrato fino adesso 10 partite, non ha mai incontrato il Foggia e nelle 10 partite arbitrate c'è una leggera prevalenza di vittorie per le squadre di casa, penso solo una coincidenza. Per quanto riguarda le quote, così chiudiamo... Le quote, voglio dire, qui non ce n'è, qui darebbero tutti gli scommettitori ragione a Mario, sicuramente a 360 gradi, perché la vittoria l'eventuale vittoria, speriamo assolutamente di no, della Vibonese è data a 1,70, la vittoria della Vibonese è data a 3,70, il pareggio addirittura è dato a 4,10 e la vittoria del Foggia a 1,60, quindi immaginate un po' le quote come stanno. Mario, hai avuto modo di leggere lo striscione? Sì. Perché io sì, è uno striscione, uno striscione che insomma ricorda Piero La Salandra, ricorda il condottiero Piero La Salandra, la famosa curva sud, il famoso regime rossonero, insomma ricorda Piero, tutte e due le curve lo ricordano con estremo affetto, non è stato in effetti mai dimenticato, quindi ne approfitto anche per mandare un saluto virtuale, un abbraccio alla famiglia La Salandra da parte di tutti noi. Vediamo come è schierato il Foggia, che già capire che partita giocherà oggi il Foggia. Sono quasi tutti sulla linea di centrocampo. Sì, certo. È un classico. Esatto, Norino, io volevo proprio, prego. Visto che conoscevo benissimo Piero, quindi figurati, è sempre nel mio cuore comunque. È anche un ricordo da parte, penso, di tutti noi per il vicepresidente Mimì Bonassisa, che non c'è più e che ha dato tanto al Foggia. Saluto la famiglia, siamo vicini. Intanto l'inizio della Vibonese
è di quelli tosti, interventi durissimi al limite del fallo che non è stato fischiato. Mario, fa capire che cosa vuole da questa partita. Hai ragione Carmine. Si sono passati 20 secondi, sono, nel senso, è chiaro che non no, è... No, ma la partenza vabbè, è stata... Il fallo più che altro è stato del, forse del Foggia. Il giocatore del Foggia, sì. Vediamo qua. Di Pasquale è entrato un attimo... Sì, ma poi c'è stata... Di Pasquale non se ne fa dire. Diciamo che non è entrato... non è entrato in maniera gentile. Beh, no, più che altro notavo Turchetta centrale e Merola a sinistra, Merola a destra, scusami, come avevate previsto anche nella grafica. È chiaro che poi Zeman durante la partita... spesso li alterna, quindi magari certo. Turchetta va a destra, però centrale, certo. In base anche a come si mette la partita. Soprattutto in fase di ripartenza, per esempio, esatto. Il giocatore si trova a destra, non è che si deve giocare a sinistra, gioca di là e l'altro deve essere bravo a dare equilibrio. E poi a proposito di ricordi, a proposito, vedi, adesso stanno inquadrando i nostri tifosi, a proposito di ricordi, Franco Mancini pure, che insomma, è venuto altro settimana... 10 anni però. Sì, 10 anni dalla scomparsa. Esatto, quindi dieci fondamentalmente scomparsa di Franco. Un altro simbolo della storia rossonera, un monumento fondamentalmente anche lui merita un giusto. Mentre continuano a scorrere le immagini delle prime battute di una partita che si preannuncia giocata con molta determinazione, ovviamente dal Foggia che intanto recupera palla, ma anche della Vibonese che all'ultima chance probabilmente per cercare quantomeno di ritardare la matematica della retrocessione nel campionato. C'è il primo gol della, insomma, di questo pomeriggio, ha segnato la Virtus Francavilla 1-0 in casa contro il Campobasso. E la Virtus Francavilla, questo è un gol importante perché il Foggia avrebbe potuto fare anche la corsa sulla Virtus Francavilla per cercare di recuperare un posto in classifica dopo la roboante vittoria del Palermo, e invece questa è una squadra che ormai non è più una sorpresa, Mario. No, non è più una sorpresa, anche se ha avuto un periodo, insomma, un momento un po' di calo nelle ultime partite. Nelle ultime 4, 2 punti. Ha avuto qualche problemino, probabilmente, insomma, un po' stanca, non hanno dato continuità a quanto di buono fatto fino a quel momento. Come diceva Andrea, ecco, nelle ultime partite, 4 partite, 2 punti, insomma, sono pochini, però chiaro che le partite sono appena iniziate, bisogna vedere anche che Campobasso poi si sta dimostrando una squadra ostica, ma a prescindere dai gol che ha preso a Foggia, comunque poi ha dimostrato di essere una squadra veramente veramente ostica. E, un buon calcio, E quindi bisogna vedere come vanno a finire poi dopo. No, Di Pasquale mi sembra che si è fatto male su quello scontro. Sicuramente è uno scontro duro, sai, no? Poi all'inizio si è ancora un po' freddi, ancora non si può carburare al 100%, quindi quegli scontri sono ancora più pericolosi. Hai capito, ragazzi? Cioè qua non è soltanto la Vibonese, ma è anche il Foggia che non tira dietro la gamba. No, questo è positivo, sai Rino, noi una delle pecche del Foggia d'antan quando ha avuto quel passaggio a vuoto era proprio quello di imputare alla squadra una carenza di agonismo, invece adesso sto vedendo che la gamba non la tirano indietro, anzi la mettono avanti. Io intanto voglio ricordare i nostri amici da casa che a partire dal quarto d'ora, tra un po' più tardi avremo la pubblicità, subito dopo rientreremo intorno al quarto d'ora del primo tempo, apriremo le nostre linee telefoniche e dunque potremo anche ascoltare le vostre considerazioni. Il terreno ufficiale mi sembra che sia in buone condizioni, sì, qualche zolla non al posto suo, insomma, ma è sempre... Sì, un tantino appesantito, però praticabile, praticabilissimo. E allora, è un Foggia che come le prime battute, sono passate 5 minuti, 4 minuti e mezzo, come lo vedi, Carlo? Ma sì, è un po' la partita che immaginavamo, insomma, loro cercano di chiudere tutti gli spazi, pensavo di vederli in un assetto maggiormente difensivo, invece li vedo a campo aperto, quindi sarà una bella gara secondo me. Ripeto, io la penso esattamente come Zeman, è una partita che dobbiamo mettere sui binari giusti già nel primo quarto d'ora, insomma. E continua, è una partita davvero molto interessante da seguire, il tono agonistico è molto elevato, Mario, come giusto che sia, però ecco adesso trova uno spazio sulla destra la Vibonese, con il cross Ferrari. Indietro, attenzione, il Foggia, attenzione. Questo. C'è il gol del pareggio del Campobasso, pareggio subito i conti 1-1 con il Franco. Questo è un gol mangiato da Garattone. Sì, da Garattone, sì. Diciamo che è partita bella giocata da destra, Merola...
subito a sedere. Non c'è neanche un ostacolo serio, non c'è. Devi prendere la porta. Lì è così. Devi prendere la porta. Prima occasione col gol mangiato. Non è andato convinto sulla palla, sì, è rimasto col corpo indietro. La o era o perché è un terzino? Diciamo, esatto, come dice Mario, è un gol stramangiato, però lui è un difensore, è il piede ruvido. È... L'ho visto mangiare anche a Ferrante un gol, anche un paio di gol così, voglio dire. Sì, sì. Beh, però io lo vedo come un segnale, cioè comunque un segnale positivo, esatto. Cioè la prima giocata vera, palla dentro, Garattoni che è un terzino, quindi inserimenti, ha avuto subito l'occasione per sbloccarla. Tra l'altro il portiere già era, insomma, abbastanza spiazzato, perché ha dato anche lo spazio, perché era spiazzato, si era buttato già, però purtroppo ecco, non è un bomber. Però è un segnale importante, dai. No, ma diciamo una cosa, anche il Foggia sta giocando con molta autorevolezza, eh? Diciamo la verità. Sicuramente, una squadra che sa esattamente ciò che vuole, gioca a memoria, non ha più i problemi che potevano essere fino a qualche tempo fa, di assimilazione di concetti specifici, zemaniani, ormai è tutto metabolizzato. Ma... No, ma giocano a memoria, guarda questa giocata per esempio adesso, Dino, questa giocata, questa ripartenza... In attacco gli schemi del Foggia con sovrapposizione, no, ma anche la circolazione di palla, gli esterni, esatto, gli esterni, no? Che salgono, insomma, dai. Poi si può anche sbagliare come ha fatto Garattoni, un gol fatto, però alla seconda occasione sicuramente la metti dentro. Nel frattempo il Catania passa in vantaggio a Potenza 1-0. Il Catania passa in vantaggio. In questo momento la Turris è fuori dai playoff, sembra strano. Ma la Turris è fermata da tanto tempo. Si è fermata, ma sì, però... Insomma, una decina di giornate fa. Come lo vedi il Foggia inizialmente? Piano piano, dico lo sfogo iniziale della Vibonese e poi... Ma c'è una piccola fase di studio, il Foggia sta cercando ovviamente di fare la partita e di capire come attaccare. La Vibonese sembra, insomma, concedere spazi importanti alle avanzate rossonere. Sì, perché al contrario di quello che diceva Zemmler fino ad ora, stiamo vedendo, perché Zemmler faceva capire di andare incontro ad una partita nella quale la Vibonese avrebbe fatto un po' le barricate, attenzione, forse c'è un fallo fuori del Foggia. Sì. È stato bravo Garattoni, si è cercato, è stato bravo, si è fermato al momento giusto, ha arrestato la corsa, sì, molto e bravo, si è messo davanti. Sì, perché rivedendo. La palla l'aveva letta male, la palla l'avrebbe scavalcato. Stavo dicendo, Zemani, in serie di presentazione, ha fatto capire che si aspettava una Vibonese con, così, a fare le barricate e ripartire. Invece no, sta giocando anche la Vibonese. Ma... Foggia meglio, decisamente. Non si meglio. Sa, adesso chiaramente poi bisogna sempre vedere il campo. Lui, in base anche alle indicazioni che ha avuto, sicuramente si aspettava questo tipo di partita con questa Vibonese. Però è chiaro che poi... Magari uno ci giocandola, poi soltanto quando sei sul campo puoi vedere come viene interpretata. Probabilmente la Vibonese crede di poter fare, ecco, qualcosa e quindi di conseguenza. Attenzione, pericolo per il Foggia, si ricompatta la difesa rossonera. Ottimo intervento questa volta. Sì, tu hai perfettamente ragione. Una Vibonese che ci affronta a campo aperto, anche noi pensavamo così. In premessa che probabilmente loro giocassero un tantino più chiusi, invece stanno provando a metterla sul piano, come dire, dell'agonismo e soprattutto della corsa. Ripeto, i valori in campo sicuramente in percentuale tecnica sono diversi e quindi Foggia dovrà far valere la sua maggiore caratura tecnica sicuramente. Riparto, ha cercato di ripartire il Foggia, ma la Vibonese che sta giocando con un pressing abbastanza alto e c'è un tiro cross che sul quale però mi sembra Dalmasso fosse assolutamente sorpreso, fosse in posizione. Mario, è un cross sbagliato fondamentalmente, però sì, c'era poi Dalmasso è un portiere molto elastico, quindi insomma gli piace anche queste parate, questi tuffi particolari. Una Vibonese che comunque sta alzando il baricentro, sta cercando, ecco, di mettere un po' in difficoltà, di mettersi un po' in difficoltà il Foggia, magari cercando anche di suonare questo campanello d'allarme. Però è chiaro che il Foggia adesso deve ripartire. Non è compassato il Foggia, è un Foggia che ragiona, sta attento alle sfuriate, tra virgolette, della Vibonese, però insomma si vede tranquillamente. Ha non solo la posizione in classifica, ma la struttura di due squadre diverse, Andrea. No, è una partita totalmente aperta, ma come dici bene, si vede bene la differenza in campo a livello tecnico tra le due squadre. Il Foggia ovviamente sta cercando di fare la partita e di rendersi più pericoloso.
Io avrei tentato magari, Carmine, c'è stata una possibilità forse del Peterman per cercare di tirare dalla distanza, no, visto no, che la settimana scorsa diciamo ho visto anche la sovrapposizione adesso di Rizzo, di Paolo Antonio, adesso ha preso palla, ha cercato di verticalizzare non so se Merolo Garattoni, però c'era Rizzo sulla sinistra, quindi Rizzo avrebbe potuto servirlo e dare la palla in mezzo, però chiaramente questa scelta di Rizzo, no, tutti quanti diciamo la verità, ci aspettavamo Nicolà, e invece sì. E invece Rizzo, perché probabilmente Nicolao non so, forse gli equilibri tattici? Probabilmente, sai, Nicolao è leggermente più offensivo forse di Rizzo. Rizzo garantisce, ecco, quelle, come dici tu, Rino, quell'equilibrio sulla fascia sinistra. Anche se poi Nicolao, fondamentalmente, cioè Rizzo è un giocatore che sta giocando. Eccolo qua, peccato. Sta giocando molto alto. Bella conclusione. Ma sai, Rino, io penso. Ancora che... Merola, Merola. Sì. L'attaccante è più pericoloso, sì, sicuramente. Che da quando è anche quello più in forma del Foggia, sicuramente. Qui è una bellissima conclusione. Grande palla di Peterman, una verticalizzazione. Peterman sta dimostrando Peterman di essere uno straordinario di forma importante, perché già è stato un giocatore fondamentale nelle ultime due partite, credo che sia, ecco, il metronomo del centrocampo zemaniano. Rino, tu ricordi, insomma, sì. Ricordi Mauro Picasso, ricordi io Manicone. Ricordo due playmaker straordinari, Manicone e Di Biagio. Manicone, secondo me, è stato il centrocampista il play più forte di Zeman, più forte. Te lo ricordo, come te lo fai a ricordare? Te l'ha raccontato papà? Ah, io me lo ricordo. Te lo ricordi? C'ho la tua età allora. Rino, non sembra, perché me li porto bene, ho 41 anni. 41 anni, no, allora l'hai visto, sì. Insomma, Antonio Manicone, che noi salutiamo perché tanto noi arriviamo. L'ho avuto modo di sentirlo per la festa, per la partita delle leggende che organizzammo a giugno allo Zaccheria per i 100 anni di storia. Ebbi modo di sentire Manico, perché poi lui però era impegnato con la nazionale svizzera, quindi non poteva venire a Foggia, ma ci fece un grande videomessaggio, poi volle sapere come era andata, come andò la partita, insomma mi chiamò, ci sentimmo bene. Molto Manico, legato, anche mamma se mia, tantissimo. Ha fatto due campionati. Sì, però ha detto che sono stati due campionati che per lui sono stati importantissimi. Rino è rimasto legatissimo a Foggia, lui vive vicino Como, mi è capitato proprio lo scorso anno di starci insieme perché doveva rinnovare il passaporto e quindi si è ricordato di un cognome. Mi telefonò, io non me l'aspettavo e l'ho incontrato vicino Como. Lui è sempre, come dice Mario, è sempre entusiasta del Foggia, segue i rossoneri e rimarrà nel cuore di tutti gli sportivi foggiani. Peterman è un giocatore che dà degli equilibri fondamentali all'intero assetto. Diciamo che Peterman non ha l'interdizione di Manicone neanche di Di Biagio. No. Però come piede... Come piede è tanta gran roba, grande piede, poi verticalizza, gli piace tanto, anche oggi, questa verticalizzazione per Merola, quindi insomma ha visto il movimento molto di bene, Merola, bravo bene. Merola a fare quel movimento, perché poi come diceva Merola ormai Merola è diventato un'ala destra, era arrivato da centravanti, è diventato un'ala destra. Merola è uno dei più in forma del Foggia insieme all'attacco, insieme a Curcio, che pure Curcio... che io c'ho il Curcio fan club, però insieme a Curcio diciamo che insieme a Curcio è uno degli attaccanti più in forma. Merola, che insomma fino a qualche mese fa qualcuno non voleva manco sentirlo nominare, però bisogno di andare un po' a scuola dal maestro, è stato promosso e ora mica è facile andare a scuola dal maestro da professore, insomma. No, assolutamente, soprattutto c'è un calcio di punizione per la Vibonese. Invece voglio chiedere ad Andrea, ha sempre a proposito di Nicolao Rizzo. Ma sembra strano dire che Nicolao è troppo offensivo per Zeman. È una cosa un po' strana, anche perché Nicolao, quando è stato impiegato, insomma, lui ha sempre giocato a sinistra, è stato impiegato a destra e ha fatto roba tipo 4 assist e 2 gol, se non sbaglio, 5 assist e 2 gol. È strano, Nicolao. Per me, lo dico da appena è arrivato, insomma, per me è nettamente superiore a Rizzo, ma secondo me è uno dei terzini più forti della Serie C. Ci riserviamo appena possibile di fare una domanda a Zeman, cercheremo di capire di più il Foggia in attacco, seguiamo questa azione, dopodiché c'è la pubblicità, non c'è peccato, il vantaggio del Foggia, però è stata una bella giocata. Abbiamo un break pubblicitario, torniamo subito e noi siamo qui, vi aspettiamo tra pochissimo, 2 minuti?
Due e mezzo, Ale. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Tu coraggio, sì, uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Sai che Riabilità è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del Mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della Carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola, ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della Carne, se ci andate, ci tornate. Sono arrivati gli sconti di primavera a Euronics. Scopa a vapore Polti Vaporetto Style a 179 euro. Lavatrice Samsung 9 kg classe A con ecolavaggio a 499 euro, anche a tasso zero. Euronics, un mondo più avanti. Da oggi puoi guardare Telefoggia da ogni parte d'Italia attraverso il canale 123 del digitale terrestre e il servizio HBB TV. Per seguire tutta la nostra programmazione in ogni parte della penisola è sufficiente sintonizzarvi sul canale 123 del digitale terrestre, premere il tasto rosso del telecomando ed accedere alla schermata di Telefoggia, copertura capillare di tutto il territorio nazionale. Il servizio è riservato a TV di nuova generazione con collegamento ad internet. Il Foggia ormai ha preso la partita in mano, siamo al 19° del primo tempo, la Vibonese piano piano sta ripiegando, Mario, verso la propria area di rigore. Il Foggia ha alzato la testa e sta iniziando a tessere trame di gioco interessanti, prima una grande palla dentro di Rocca, peccato insomma l'anticipo da parte del difensore della Vibonese, però il Foggia sta prendendo campo, sta iniziando a giocare a pallone. La Vibonese sta soffrendo, ne soffre, questo per esempio questo è un fallo netto a centrocampo. Questo è un fallo che sì, non è stato fischiato. È lettissimo. Attenzione, mamma, ragazzi, però ragazzi, questo è fallo. Cioè un fallo netto, poi si sono mangiato il gol, ma è stato molto. La Vibonese si è mangiata un gol clamoroso. Prova a non andare a terra, dal naso l'ha preso. Diciamo certo, che il gol se l'è mangiato la Vibonese, però bisogna capire bene. Vorrei rivedere ecco bene. Ecco qua. Guardiamo un po', non ci fanno vedere il fallo. 2-1, facile fase, guarda Dalmasso che è rimasto fino alla fine. È stato freddissimo a restare sì, lì. Sì, perché là è un 1-1, ti guardi negli occhi. Sì, ma non solo Lino, ma questo ti fa capire anche perché la Vibonese è il peggior attacco del torneo, insomma. Lì si mette dentro, il giocatore della Vibonese invece la palla l'ha toccata ma l'ha quasi ciccata, anche se l'azione secondo me allora, qui è un fallo. Se non è fallo questo, parte da un fallo che fallo, se non è fallo questo, cioè se andava avesse fischiato. Segnato la Vibonese certo, era una grande ingiustizia, pazzesco, una cosa. Questi sono classici giocatori che si è fatto anche male ma certo, perché lui comunque vedi sta facendo vedere forse i segni dell'intervento.
Ma come fai a non fischiare un fallo del genere? No, ma è una cosa. Sai, te lo dico io perché. Adesso gli arbitri, che visto come arbitri, non fischiano più. Perché sì, devono fare giocare all'inglese. E così tanti falli passano inosservati. E non va bene questa cosa. Questo è grave perché. La Biponese ha avuto la palla gol. Questo se fa gol 1-0 l'arbitro mica lo annulla. No, assolutamente no. Il VAR non c'è, col VAR te l'annulla, perché il VAR vanno a vedere. Sareste andato sotto con un'azione viziata da un chiaro fallo a nostro favore. Ecco, certo. Questo è anche il livello degli arbitri, purtroppo non è proprio. Sì, ma anche perché oggi hanno mandato appunto un arbitro esordiente, primo anno in Canci, e si vede, insomma. Ma non è giusto, perché comunque è una partita dove c'è una squadra almeno, l'altra una che si deve ancora salvare, no? Certo. È difficile, ma potrebbe anche provarci e ci sta provando, e l'altra invece che ha degli obiettivi importanti nella parte alta. Non puoi mandare un arbitro scarso, no? Ma infatti loro hanno mandato quest'arbitro giovanissimo, primo anno, 10 gare solo arbitrate in calci, insomma lo stiamo vedendo, insomma di errori ne sta facendo parecchi. È comunque bravo Dalmasso, molto bravo. Bravo Dalmasso, perché non era facile, freddezza totale fino all'ultimo millesimo di secondo, è stato bravissimo. No, è come quando c'è un calcio di rigore, se il portiere non va giù diventa difficile, Andrea. Noi ne sappiamo qualche cosa perché è andato giù lo stesso, ma Giorginio ha sbagliato uguale. Sì, è stato bravo Dalmasso, è stato molto meno bravo Zibert. Abbiamo una telefonata. Come ha detto Mario in quell'occasione. Francesco Mauretti, saluta. Sì, sì, sta salutando, ci sono già le telefonate in arrivo. Vediamo, vogliamo sentire il primo, vediamo cosa dice. Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, prego, con chi parliamo? Ignazio. Sì, prego. Volevo sapere un vasto pendino sul fallo non dito. Sul fallo di prima, prego. Ah. Prego. No, noi abbiamo già fatto il nostro commento, è pazzesco non aver assegnato il fallo, il calcio di punizione al Foggia. Meno male che poi Dalmasso alla fine è riuscito ad evitare un gol che sarebbe stato pazzesco, ingiusto. Un gravissimo errore, Carmine Pegorino. Sì, no, ma infatti l'abbiamo visto, faceva vedere appunto Peterman i segni dei tacchetti sulla coscia per il fallo subito. Però io non mi meraviglierei, sai Rino, dopo il gol del Palermo a Foggia, fatto in quelle condizioni, può succedere di tutto in questo campionato di Serie C. Domanda, ti piace il Foggia? Ti piace il Foggia? Volevo fare un'altra domanda. Ah, un'altra domanda, prego, veloce. Secondo voi il Foggia Lier per l'anno prossimo lo vedete proiettato nella Serie B? Bisogna aspettare a vedere, Mario, è una domanda difficile questa qua, perché devi fare difficile. Un po' il Mario. È una domanda futura. Secondo me Lier potrebbe. Sì, fare. Certo, facciamo rispondere Mario, poi anche Carmine. È una domanda futuristica, nel senso tutti quanti ce lo auguriamo, a parte che c'è da finire ancora questo campionato, partecipare ai playoff e vedere come va. Poi è chiaro che in base a quello che potrebbe essere l'anno prossimo, a quelli che sarà il budget, che sarà la programmazione, gli investimenti che verranno fatti, si potrà pensare e vedere. Se resta Zeman, insomma, vuol dire che si farà soprattutto se resta Zeman, però Carmine, aspettiamo di capire. Certo, io dico, la domanda del tifoso è interessante perché chiaramente implica il fatto che resta Zeman, che la società si rafforzi e, come diceva Mario, si facciano investimenti. Certo, sul telaio di questa squadra, con alcuni innesti mirati, Pavone e Zeman possono costruire per il prossimo anno un grande Foggia. Però fatemi dire una cosa proprio veloce. Prego. Beh, io vorrei che non ci fosse bisogno, nel senso che l'anno prossimo, magari facendo dei playoff, perché ormai ci siamo dentro i playoff, e dai playoff la variante impazzita potrebbe essere proprio il Foggia. E perché non sognare una promozione con i playoff? Già è partito. Sì, abbiamo salutato l'amico di prima. Hai chiuso il telefono? Ok, allora vediamo un po'. Io faccio il giro tranquillo da quest'altra parte. Allora, buonasera, ciao. Con chi parliamo? Ciao. Sono il solito Walter da Vicenza. Walter, io sono. Mi piace, sto vedendo la partita, mi piace come sta giocando. Non ho niente da dire, sto ridendo col cronista perché ho scoperto che l'allenatore della Biponese è Nevio Scala. No, non è Nevio Scala. Lo so che non è, ma mi sta ingannando di lo tutti. Ha chiamato Nevio Scala. Anche Dalmasso si chiama
Dal Mazzo si chiama Domingo e basta, sto ridendo di gusto. Eh sì, perché non conosci il cognome, hai perfettamente ragione Walter. Ma lo sai che cosa è bello Walter? È che proprio 30 anni fa giocavamo sui nomi non sapendoli nemmeno perché facevamo radiocronache e quindi le partite quasi le inventavi. Adesso invece le vedi, quindi giustamente come dici tu Walter. Comunque Carmine, io sogno di giocare contro il Padova. Così posso insomma, non è proprio l'avversario facile, che andiamo attenzione, in serie B, attenzione, Foggia vicino al vantaggio di Paolo Antonio. Grazie, ha segnato il Foggia, ancora non lo fa vedere, me l'avete detto in anticipo. Noi siamo con le prima, tu no, vicino al gol, non ha segnato. Vicino al gol, Walter. Lui ha detto. Vicino al gol. Vicino. Diciamo che poteva secondo me far meglio Andrea. Ok, Walter. È arrivato grazie ciao, forza Foggia. È arrivato bene di Paolo Antonio sulla palla sul cross di Garattoni, non era facile, in sforbiciata al volo ha colpito la palla è andata di poco alta sulla traversa. Nel frattempo il Bari è passato in vantaggio. Festa grande, gol di Antenucci. Antenucci è un po' il simbolo di questa stagione, uno dei simboli, Mario e Carlo. Beh, Antenucci è uno dei simboli del Bari delle ultime stagioni, sicuramente insomma questa è una stagione che lo ha visto per certe partite, per certi aspetti protagonista, quindi sicuramente insomma poi Bari la classifica lo dice che probabilmente è stata la squadra che ha meritato di andare in Serie B fino a appunto per il budget, come diceva prima Carmine. Sì, ma certo, poi io non voglio essere un provocatore, però fatemelo dire, questo conferma quello che ho detto a inizio torneo, che questo campionato non è certo il top dei campionati di C, girone C, perché il Bari quest'anno non ha trovato avversari di solito negli altri tornei, bastava un mezzo avversario e non ce l'avrebbe fatto. No, il problema è che il Bari non ha trovato avversari anche lo scorso anno e due anni fa, poi alla fine li ha trovati. Certo, questo dicevo di loro, perché poi c'era sempre la Ternana di turno, le squadre che poi invece facevano la differenza. Voglio sentire Mario su questa cosa sintetica. Praticamente il Bari, questo campionato secondo te? Beh, vabbè, un campionato solito? No, vabbè, ho detto prima, cioè, sicuramente è rispetto all'anno scorso la Ternana l'ha vinto a febbraio il campionato. Stravinto. L'aveva già vinto. Il Bari ha fatto un po' più fatica, però è una squadra che comunque probabilmente per quel segnale di continuità che ha dato da inizio stagione sempre stata in testa al campionato, quindi fondamentalmente lo ha anche meritata questa promozione. Probabilmente insomma si sono anche per i soldi, per i soldoni che hanno investito in questi anni, forse se lo sono tra virgolette meritato, ma più che altro per i soldi che hanno investito. Intanto ancora un amico da casa, Maria Dal Maso, ha fatto un'altra ottima uscita in due tempi addirittura, un primo intervento e poi anche un secondo intervento, sorprende sempre più positivamente questo ragazzo. Buonasera, con chi parliamo? Oh, buonasera a tutti quanti voi, sono Ciro da Pesaro. Ciao Ciro. Allora, mi piace la partita come sta giocando. Vorrei fare una domanda dalla settimana scorsa. Posso? Foggia pericoloso, Foggia gol! Gol del Foggia! Ciro, hai portato fortuna, abbiamo segnato! Turchetta! Grazie! Foggia 1, Vibonese 0! Che suona il suo flauto personale! Meglio così! Guarda, vedi di fare altre due o tre telefonatine, così ci troviamo giusti. Allora, la risposta, posso fare questa domanda? Sì! Prego! Allora, io sto guardando sia la partita che voi. Grazie. Più al quadrettino più sopra, sto guardando la partita la settimana scorsa del Campo Foggia Campobasso. Vorrei sapere da Massi cosa ci aveva da dire con quel calciatore del Campobasso, quello straniero, quello extracomunitario, quel negro straniero, non so che cosa ci aveva. Giocatore di colore, sì. Ho capito. Sì, quel giocatore di colore. Tu ti ricordi sta cosa? Io non me la ricordo bene. No, sì, ma io lo vedo di qua, lo vedo.
Ho capito. No, io non me la ricordo bene, evidentemente sarà passato. Sì, è un episodio che ci è sfuggito, secondo... che invece Ciro ha seguito bene, tutto qui. Quindi... Sì, ha avuto ragione Ciro a seguire questa situazione, anche se secondo me io mi soffermerei più sul gol. Ciro non me ne voleva. Il gol è siamo passati, passati in vantaggio momento. In questo momento, insomma. In una partita abbastanza non era così facile come sembrava, Foggia è passato in vantaggio con una grande giocata, bella palla di Peterman, tutta l'azione, apertura laterale. Sì, la Vibonese lascia praterie praticamente, sembra che stava a fine partita, invece il trentesimo ha lasciato una prateria al Foggia, Peterman ha sbagliato il primo passaggio, meglio è stato bravo il difensore della Vibonese a recuperare palla e poi sulla seconda giocata Turchetta è stato lasciato completamente libero, ha preso palla. Turchetta ha un quoziente gol pazzesco, appena entra fa segno. Sì, sì, lui li devi contare col minutaggio, cioè, per quello che ha giocato. Che dal primo minuto. Sicuramente. Sta sostituendo, ricordiamo, Ferrante. Un mostro sacro. No, è il bomber Ferrante, per cui insomma il Foggia mi dà l'impressione davvero, posso dirlo, ormai di grande squadra per la categoria, perché sa perfettamente cosa deve fare. Gioca il suo calcio, gioca bene e lasciatemi dire che oltre che attaccare e giocarsela bene a centrocampo, anche la difesa funziona alla grande. Certo, no, ma poi Rino, fammi passare questa perché insomma, sai, ci hanno un po' giocato tutti su quelle parole di Zema famose quando ha detto sì, abbiamo preso 6 giocatori a gennaio, ma se i giocatori non li paghi poi... Insomma, però... non sono il top, però vorrei dire che tutto sommato, anche qui Zema, quindi è stato bravo Pavone. I giocatori che ha portato, tanti stanno facendo la differenza. I giocatori li prende Zeman, Pavone. Zeman e Pavone è un binomio inscindibile, indissolubile. Non si può. Se c'è Zeman c'è Pavone. Pavone ha portato i giocatori, individua quelli che possono essere i giocatori ideali, in base anche a quelli che sono poi gli argomenti economici messi in mano dalla società, e cerca di prendere il meglio che si possa prendere, dandoli poi, affidandoli ad un maestro come Zeman. È chiaro che poi non puoi avere fretta di ottenere tutto e subito. Turchetta è arrivato che giocava poco e quindi di conseguenza aveva bisogno di tempo, è arrivato anche in un momento difficile. Ma appena entrato, veramente ha dimostrato, certo, ma poi anche adesso questo gol, a parte la giocata bella, ha fatto un bel gol, una palla a giro nell'angolo basso. No, ma ha segnato di destro, Andrea, è completo. Se sbaglio, sì, lui testa. Che è un mancino. Sì, no, che non è il suo piede. No, lui è destro. Turchetta è destro, gioca a sinistra, però è destro. C'è un amico da casa che c'è Massimiliano dietro. Lo so, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, chiamo da San Severo, mi chiamo Buono Adele e sono la famosa madrina di Dalmasso. Sì, bentornata a Calcio Show. A voi. Volevo dire che noi siamo sempre più orgogliosi del nostro ragazzo. E che quando finisce di giocare, che viene da noi a San Severo, mamma gli ha preparato la solita pasta al forno e tutto quello che piace a lui. Beh, quindi voi l'avete praticamente adottato. No, noi potremmo fare... visto che gioco pure io a San Severo. Adesso andiamo anche Andrea, perché attenzione pericolo. Certo. Attenzione pericolo, pareggio della Vibonese. Contropiede. Non ci sono responsabilità di Dalmasso, non ci sono responsabilità del portiere. Ma noi lo sappiamo che è un grande, quindi lo aspettiamo come finisce la partita. Poi mia mamma gli cucina il mondo, quindi 2 o 3 chili li metterà. Vabbè, la mangerà domani, però stiamo considerando che da Vibo Valenza ci vuole tempo. Sì, sappiamo. Grazie per l'intervento, grazie. A voi, grazie. Serata. Intanto peccato, noi tornando alle cose per le quali siamo qua seduti. Questo è un fuorigioco. C'è il gol di Spina. C'è un fuorigioco. È dubbio. L'avevo Secondo visto me è da dubbio. Subito che era dubbio. Se è partito sul. Non si sappiamo se è partito. Sì, proprio in linea. È proprio in linea. È difficile da valutare. Probabilmente questa inquadratura non si riesce a. È un po' difficile. Nel frattempo è stato anche il Francavilla. Allora, diciamola tutta, Rino. È chiaro che quando si gioca con la difesa alta, qualcosa la devi concedere. Questo è il Foggia di Zeman. Non puoi.
non è che fai il gol tutti dietro a difendere, non è così. Assolutamente no, quindi difesa, ci può stare, insomma. Difesa alta e via. Ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Io sono, non sono bisogna molto convinto della sì, se la posizione era regolare, della regolarità della posizione di partenza. Linea, sì, perché poi le immagini non ci aiutano tantissimo, cioè bisognerebbe fare un fermo immagine di quel momento, il momento in cui danno la palla dentro. Comunque essere in linea con il passaggio. Sì, non ho capito se era, bisogna poi verificare se era sulla linea, se era un po' più avanti, cioè non, da quelle immagini è difficile poter giudicare. Carmine, questo pareggio... si poteva evitare. Sì, no, si poteva evitare, è chiaro, se giochi a difesa alta ogni tanto ci può essere la disattenzione. Poi sai, far segnare una squadra che è asfittica, che non segna mai, ti dà anche fastidio. Però ci sta, Dino, voglio dire, c'è da imputare poco, l'errore può sempre scappare durante il corso di 90 minuti. Comunque siamo 1-1, la partita è apertissima, è un Foggia che sta giocando bene, l'errore ci può stare, insomma. Confermiamo che la Vibonese se la gioca, è giusto che sia così. Voglio fare un po' il punto della situazione con tutti i risultati. Andrea? Se li abbiamo sì. Tutti quanti. Allora. Si è giocata ieri Paganese e Monopoli, è terminata 1-0 per il Monopoli. Si è giocato alle 12 alle 14:30, scusate. Catanzaro Monterosi 1-2, Palermo Picerno 4-0. Sta giocando in questo momento Fidelis Sandria Messina 0-0, Latina Bari 0-1, Potenza Catania 0-1, Taranto Juve Stabia 0-0, Vibonese Foggia 1-1, Virtus Francavilla Campobasso 2-1. Domani si giocherà il posticipo Avellino Turris. Inseriamo le sapere in Napoli, come è finita la partita di Napoli? Napoli ha vinto 3-1, 3-1 in casa dell'Atalanta, una vittoria importante. Per il Napoli aggancia momentaneamente il Milan in vetta alla classifica. Importante. Molto importante per dare equilibrio ad un campionato. Vabbè. Così come è importante Sampdoria-Roma che si sta giocando in contemporanea. Ma mi dai aggiornamenti di 0-0. Nella Roma è iniziata da 5 minuti. La Roma sono 6 mesi che gioca alle 18, quindi non ho capito perché questa scelta. Sono 6 mesi che gioca alle 6, però scaramente c'è poi stasera. Ma chissà perché stasera invece il derby d'Italia. Inter Juve o Juventus. Stasera Juve Inter. Risultato intanto a Vivo Valencia è di 1-1, il pareggio di Spina. Beh, se non vado errato, che sicuramente... tu hai detto essere un giocatore. Sì, no, lui è un giocatore atletico, può fare il quarto di centrocampo, può fare il centravanti arretrato, sicuramente è uno che insomma dà fastidio, è ripartito bene, ha trovato la giocata vincente e ha fatto gol. Secondo me, Mario, ora bisogna andare a riposo col vantaggio, bisogna fare il secondo gol, perché se vai negli spogliatoi, vabbè, per carità c'è un tempo, sì. Però prima lo si fa e meglio è. Sì, bisogna un attimo... entrare un po' più decisi nei contrasti in mezzo al campo, perché diciamo che forse dalla parte di Michele Rocca siamo un po' più delicati da questo punto di vista. Allora era vero il discorso che facevamo inizialmente, che forse ci vuole più spessore, dove uscire calmi. Ma guarda, ti dà una qualità Michele, vedi adesso per esempio gli inserimenti. Bella. Lui c'ha degli inserimenti. Il problema è che prima, qualche minuto prima, ci sono stati dei contrasti di gioco dove probabilmente lui è andato un po' troppo leggerino, mentre il giocatore della Vibonese è andato deciso. Quindi ecco, forse è un po' timido. Per dicevo da questo punto di vista. Se ci fosse stato Garofalo, probabilmente sicuramente sarebbe andato più duro, sarebbe stato uno scontro abbastanza pari e non impari. Però poi vedi Rocca c'ha delle accelerate, degli inserimenti di qualità veramente superiore che sono giustificati, ecco, che ti giustifica la sua presenza in campo, perché è un giocatore veramente di qualità. Sì, io sono sempre del parere che ci sono giocatori che si adattano meglio alle categorie. Io Michele Rocca l'ho sempre visto bene in una Serie B. Dove si gioca in una C assolutamente no, dove si gioca allora, quel tipo di calcio. Io credo che sia dura difendere a tre a centrocampo, bisogna avere una corsa importante. Ma soprattutto per giocare non dimentichiamo che Rocca è stato proposto anche esterno destro basso, ed è con Zeman essere esterno destro è dura. Rocca ha la corsa, ha la qualità, ce l'ha. Seguiamolo insieme, vediamo che succede. Merola punta l'uomo. Ancora Merola
finta di Peterman. Mi aspettavo la conclusione della distanza, Peterman, sì. E invece niente. Ha fatto la decisione sbagliata. A volte il Foggia ce l'ha, quest'anno, proprio durante la stagione, durante il corso di questa stagione, il Foggia spesso ha fatto delle scelte sbagliate negli ultimi metri, che a volte sono costate, ecco. Sicuramente questa magari poteva essere giocata in maniera diversa. Poteva. Sentiamo chi è da casa. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Pietrando. Buonasera a voi. Buonasera, prego. Sì, sono riuscito a telefonare in telefono perché c'è un problema con YouTube, quindi, però mi hanno consentito di farvi i saluti, gli auguri, la Pasqua. Grazie, che noi ricambiamo di vero cuore. E speriamo, grazie, che questi gioielli rimangano sempre in casa rossa nera. No. Pronto? Andiamo in streaming su telefoggia.tv, va bene? Sì, seguirò così. Okay. Grazie. Grazie, buona sera a tutti. Grazie. Intanto, che è successo, Mario? Perché mi sono distratto un attimo. Si sono lamentati, c'era questo giocatore a terra della Vibonese, insomma, hanno giocato praticamente, Peterman ha continuato l'azione, si sono lamentati con Peterman per non aver... Il calcio è l'unico sport dove esistono queste cose, negli altri sport non ci sono queste, no, ci sono, sta a terra, no. Devi fischiare l'arbitro. No, certo. Peterman di conseguenza ha risposto per le rime dicendo: c'era un fallo su di me, avete proseguito, e stavate sferrando pure il gol, quindi insomma fondamentalmente è come se si fosse un attimo ripreso situazioni di campo. Sì, sono sciocchezze, insomma, poi passano. Comunque, sai, prego. Un aspetto di questa partita, vedere tutti quei tifosi della Curva Sud sul campo di Vibo, una trasferta Curva Sud, vero? Curva Sud e Curva Nord. Sì, io, Curva Sud e Curva Nord tutti sono... Tutti i due tifosi, tutti, vabbè, ma loro vanno dappertutto. Saranno insomma, 400 più o meno. No, sono sempre presenti. Sono davvero tanti. Sono sempre, ragazzi, presenti. Ragazzi, mi devo fermare. Il loro supporto non manca mai. Abbiamo la pubblicità, dovesse succedere qualcosa, torniamo prontamente. Nicola, regia. Sono arrivati gli sconti di primavera Euronics, anche a tasso zero. Inizia la nuova stagione al meglio con notebook Lenovo IdeaPad 3 a 699 euro. Oppo Reno 6 5G a 399,90 euro. Euronics, un mondo più avanti. Guardo un'ora la TV. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fulman. Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marchio di batteria a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato. Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Ortopedia La Sanitaria è un centro ortopedico specializzato nella realizzazione di dispositivi ortopedici su misura e nella vendita e noleggio di articoli sanitari. Professionalità e competenza del personale contraddistinguono Ortopedia. Il centro mette a disposizione un servizio di assistenza e consulenza sanitaria per il disbrigo delle pratiche ASL e INAIL, oltre alla presenza di un tecnico ortopedico abilitato. Da Ortopedia troverete carrozzine pieghevoli, elettriche, busti e tutori, calzature e plantari, letti ortopedici e tutto ciò che vi può servire. Ortopedia La Sanitaria è a Foggia, in corso del Mezzogiorno 254-256, convenzionati ASL e INAIL. Elettrodomestici Ruotolo offre una vasta gamma di grandi e piccoli elettrodomestici. Oltre a prestare servizio a domicilio per riparazioni, Ruotolo è anche punto vendita di scope elettriche rigenerate della Folletto e rivenditore di vari accessori originali e compatibili. Elettrodomestici Ruotolo, Piazza Aldo Moro 19, Foggia. Col riordino delle frequenze, la TV si rinnova. Telefoggia cambia e raddoppia,
Dal 7 aprile Telefoggia sarà visibile sul canale 88 del digitale terrestre, ma la nostra emittente moltiplica i modi per arrivare a tutti. Già presente sul canale 123 per tutta Italia attraverso il servizio HBBTV, Telefoggia è anche in rete sul sito www.telefoggia.tv, sul canale YouTube di Telefoggia e sulla nostra pagina Facebook per non perdere nemmeno un attimo della nostra programmazione. Ovunque tu sia, cambia il tuo modo di vedere la televisione. La svolta è vicina. Dal 7 aprile Telefoggia al canale 88 e canale 123 per l'HBBTV in tutta Italia. Siamo allo scadere dei primi 45 minuti di gioco. Foggia e Vivonese sono sull'1-1. Foggia che cerca di entrare in area di rigore avversaria, ma la Vivonese è una squadra, Carmine, che comunque al di là di tutto sa anche difendersi bene. Fanno tanta densità e quindi è chiaro ti creano un po' di problemi. A me sembra strano che noi non cerchiamo la conclusione dalla distanza, visto che abbiamo Peterman, abbiamo Questo fuorigioco Cuccio. Grande quanto una casa, penso che abbia fischiato l'arbitro. Io ripeto, ribadisco, qualche dubbio ce l'ho sul gol che ha preso il Foggia, proprio in partenza. Sì, era in linea, sì, l'attaccante era in linea. Insomma, poteva essere anche fuori gioco, vabbè. Chiaramente, come dicevi tu, Rino, non c'è la VAR e quindi non lo sapremo mai. E non lo sapremo mai. Almeno che non ci sia proprio una ripresa in linea che ci dia la possibilità di vedere bene a che punto era il calciatore. 3-1 del Francavilla. 3-1 del Francavilla che va avanti a mani basse dopo qualche tentennamento ultimamente. Si prenderà sicuramente una posizione utile per giocare, è anche importante per giocare. Per giocare i playoff. Sì, abbiamo una telefonata sul finale di tempo, vediamo questa azione che sta per. Non c'è più. Il Foggia, diciamo che il gol ha un attimo, come commentava un Non se l'aspettava. Sì, il Foggia stava giocando così bene che non sorpreso, si aspettava. Ha sorpreso il Foggia, quel gol probabilmente li ha spiazzati. È come se il Foggia avesse un attimo smesso di creare. Per almeno 5-10 minuti, ecco, non si aspettavano quel gol preso in quel modo. E psicologicamente c'è stato un leggero contraccolpo, probabilmente. Concordi? Sì, sono d'accordo con Mario. Sì, lo dicevamo proprio nell'intervallo. Noi abbiamo preso il gol, siamo rimasti un attimino scioccati per quella decina di minuti dove non abbiamo più costruito nulla ed è chiaro che, come dire, si è un po' smorzata la carica offensiva del Foggia. È finito intanto il tempo, appunto. E terminato il primo tempo 1-1 tra Vivonese e Foggia, risultato giusto? Ma per quanto creato dal Foggia, probabilmente che sulla carta, però poi alla fine, se vediamo le azioni, i tiri in porta, probabilmente se andiamo a vedere, ci limitiamo ai tiri in porta, probabilmente il pareggio è quello però credo anche vince. Come volume di gioco, Andrea. No, come volume di gioco, forse ai punti meglio. Foggia ha fatto direttamente meglio, però. Sicuramente, come diceva Mario, la Vivonese non ha rubato nulla per stare io sul 1-1. Mi aspetto di più da Curcio. Curcio non si è visto tanto. Okay. Abbiamo un amico da casa. Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Ciao Rino, buonasera. Ciao, buonasera a te. Ci sentiamo sempre da Sesto San Giovanni. Com'è il tempo? È bel tempo, vero? Per Sesto San Giovanni? Sì, è bello, ma fa freddo però. Abbiamo i caloriferi accesi in casa. Ecco qua, fa freddo. Di un po' tutto ciò che pensi dopo la fine del primo tempo di Vivonese Foggia, prego. Che secondo me in questo momento è un'occasione persa. È un'occasione, manca ancora un tempo. Cioè, una partita che aveva preso una certa direzione alla fine. Facciamo attenzione a vedere il gol del pareggio, se è partito da posizione giusta o meno, perché qui abbiamo qualche dubbio per quanto riguarda il gol preso dal Foggia in ripartenza. E poi volevo farvi una domanda extra Foggia. Prego. Volevo chiedere a Carmine, secondo lui, come finisce la partita questa sera, ok? La partita è... Bella domanda. Io sono Juventino. Io penso che... nella squadra stasera. Sai, è vero, questa è proprio, io lo dicevo prima, è la partita... Ma può succedere di tutto, però
quando giocano Juventus e Inter lo spettacolo è assicurato. Di solito, sai, queste partite con queste, con queste movimentazioni in classifica, di solito la Juventus era sempre più su dell'Inter, invece questa volta non è così, ma non lo so, io prevedo un pareggio. Io spero di no. Vabbè, è chiaro. Faccio fare un pronostico anche da Mario e da Andrea. Mario, ma Mario ti fa Roma però. Ah, si è già spazza la voce. Ma non gioca la Roma. Ma sì, ma queste sono partite che non hanno più senso. C'è la Juve che deve puntare la Juve. Quindi no, sto scherzando chiaramente, so che voglio, è una bella partita, sicuramente, sicuramente diciamo che tra le motivazioni forse l'Inter può avere qualche, sì, la Juve, cioè, l'Inter può avere qualche motivazione in più, ma la Juve quest'anno si è svegliata troppo tardi. Sì, è vero. Si è svegliata tardi. Verissimo. Si è svegliata tardi e si continua insomma a criticare il lavoro di Allegri, secondo me ingiustamente. Sono d'accordo, vi seguo sempre con simpatia. Buona serata. Grazie, ah, grazie, buona grazie serata. A te. Come finisce Juve Inter stasera, Andrea? Ha già vinto la Juve. Ha già vinto la Juve? Sono scaramantico. Non sono riuscito a vedere, non, anzi, le immagini. Ma vabbè, le immagini, poco queste sono io le live. Immagini, sono riuscito a prendere il fermo immagine da qua, sembra regolare. Sembra regolare. Spina è oltre i due difensori centrali del Foggia, ma sembra che Garattoni lo tenga in linea. Ah, ma mica tanto, sul cerchio di centrocampo c'è Garattoni. Garattoni è qui, questo qua, sì, ok, dovrebbe essere coperto da questo punto. Però ecco, rivedendo le immagini, probabilmente come dicevamo, sì, per i tiri in porta nello specchio, però la mole di gioco creata ai punti, il Foggia sicuramente, insomma, almeno fino al gol il Foggia ha dominato. Non di tanto, non dimentichiamo che comunque ha costruito le sue palle gol. Ma fino al gol della Vibonese il Foggia ha dominato. Diciamo che il risultato giusto sarebbe anche un 2-1 per il Foggia, ecco, però sul gol della Vibonese le loro... Sentiamo se è d'accordo l'amico da casa. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, una domanda, ma lei è il professor Palmieri? Io sì. L'ho bocciata per caso? Sì, ecco perché. No, ma mica l'ho bocciata, no. Sicuramente no. Avevo una faccia conosciuta. Va bene, fai una domanda che riguarda il calcio. Dai, dopo la prima domanda ti do la possibilità anche della seconda domanda. Prego. Professore, hanno fatto un tiro in morto oggi, professore. Come ha fatto un tiro in morto? No, no. No, guarda, no, il Foggia ha giocato un buon primo tempo. No? No? Non si... mi stanno suggerendo di bocciarti, sì, ma io non ti ho bocciato. Vabbè, adesso c'è il secondo tempo, tutto da giocare. Speriamo bene per il secondo tempo, grazie per il tuo intervento. Ciao. Ciao, ciao. E allora cosa ci aspettiamo per il secondo tempo? Io sono convinto che nel secondo tempo Zeman ha sempre fatto. Zeman farà quei 2-3 cambi. Bene con i cambi. Sì, dentro Garofalo, probabilmente al posto di Rocca. Nicolao, diceva Andrea. Nicolao sicuramente, Andrea ha ragione. Nicolao che può dare una maggior spinta offensiva. E poi, visto che l'altra volta ne ha fatti 3. Beh, ma sai, chiunque a questo punto può cambiare le sorti di questa partita. Io penso che Merola il suo colletto lo farà sicuramente e dai, sarà così sicuramente. Dai. Che secondo tempo ci aspettiamo, Mario? Ma... Mario è bravissimo perché Mario segue contemporaneamente due partite. Esatto, questa ci vuole bravura. Io penso che il secondo tempo il Foggia sicuramente dovrà partire con il piede sull'acceleratore e cercare il gol subito. Pronti via, bisogna cercare i gol immediatamente. Certo. Magari Zeman probabilmente qualche cosa all'assetto lo cambierà. Può essere che inserisca, che dia un po' più spinta, più vigorosità, più vigore al centrocampo con Garofalo. Può essere pure che metta dentro Nicolao. Dopo, non penso subito. Non da subito. Vediamo anche avanti, perché sicuramente non c'è Ferrante, però io mi aspetto qualcosa in più da Curcio, perché insomma in questa prima parte, visto poco. 45 minuti si è visto veramente. Sentiamo chi c'è da casa, buonasera. Buonasera. Prego, con chi parliamo? Ciao, sono Gaetano. Ciao Gaetano, prego. Saluto gli ospiti, in particolare a Carmine Pecorelli. Ciao Gaetano, buonasera. Buonasera. Allora, voglio dire... Noi lo sappiamo tutti che il Foggia, noi parliamo sempre dell'attacco del Foggia e sono d'accordissimo che in attacco facciamo gol, giochiamo bene,
tutto. Anche oggi stiamo giocando bene, no? C'è problemi in attacco, di fare gol noi ne abbiamo. Il problema, non mi dire che sono ripetitivi, perché sennò è il problema di Zema, è la difesa. Lo sappiamo. Io lo dico sempre. Allora andiamo a guardare, scusa, ma voi siete di calcio, ne capite più di me. Ma il gol che ha preso il Foggia, l'avete visto? Tu sei sciacco di Pasquale, cosa ha combinato? Stava mezzo metro all'avversario che ha fatto il gol. Sul colpo di testa, cosa fa? Rimani là sull'uomo, no? Per fare il fuorigioco, ha lasciato l'uomo solo e scatta di campo. E cosa sono, se n'è andata, no? Allora dico io, stai là fermo, stai a mezzo metro dall'avversario, non ti muovere, no? Perché devo fare il fuorigioco. E poi da solo se ne andate. Allora, no, diciamo una cosa, Gaetano, diciamo una cosa, Gaetano, quando si gioca a zona si marca comunque, Non è che si gioca a zona e non si marca. No, perché magari qualche volta si esagera un tantino. C'è una cosa, quasi si gioca, sono d'accordo, però in quei casi nello stretto là, che me ne frega, sta a mezzo metro dall'avversario, cioè, scusa, l'avversario davanti, non era sciacco, stava proprio dietro, attaccato all'avversario, no? Quello di te si è dato il pallone, ma perché lasci la persona che stai a mezzo metro per andare a fare il fuorigioco? Rimani là, contrasta l'avversario. Allora Zeman sicuramente... Guardami il gol, ha lasciato l'avversario, se n'è andato proprio. Okay, l'ha lasciato Zeman, l'avversario. Non si può giocare in quella maniera. Ma Zeman a fine partita dirà, a proposito di questo gol che ha sbagliato Di Pasquale, probabilmente si è sbagliato, non ricordo bene, ma solo perché non ha fatto un altro passo avanti, perché l'obiettivo è quello di mettere in fuorigioco gli avversari. Ma scusa, ecco, è quello che voglio dire. Ha sbagliato, rimani là, non c'è più tempo di andare avanti, rimani sull'uomo, stai mezzo dietro. Vabbè, ascolta. Non fai più in tempo andare in fuorigioco. Dai, stai sull'uomo, no. Ok, no, questo è un concetto, allora, ascoltami. Gaetano, quando prendiamo questi gol, scusa che ho finito, quando prendiamo questi gol qua? Poi dobbiamo fare 4-5 e vincere la partita, perché se non siamo attenti ne facciamo altri, ne prendiamo un altro ancora. Se noi ne facciamo 4 vinciamo la partita. Gaetano. Io lo dico da mesi, stiamo attenti alla difesa. Ok, glielo diciamo a Zeman, grazie Gaetano. No, speriamo che si senta le repliche e mi ascolta. Ma perché quello non ascolta nessuno. Grazie per il tuo intervento. Grazie Gaetano, non ti posso passare, abbiamo anche la pubblicità, e allora andiamo in pubblicità e torniamo subito, dai. Gaetano, non mi piace. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Coraggio, sii uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Sai che Riabilità è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del Mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della Carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola, ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della Carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della Carne, se ci andate, ci tornate. Sono arrivati gli sconti di primavera a Euronics. Scopa a vapore Polti Vaporetto Style a 179 euro. Lavatrice Samsung 9 kg classe A con ecolavaggio a 499 euro, anche a tasso zero. Euronics, un mondo più avanti.
oggi puoi guardare Telefoggia da ogni parte d'Italia attraverso il canale 123 del digitale terrestre e il servizio HBBTV. Per seguire tutta la nostra programmazione in ogni parte della penisola è sufficiente sintonizzarvi sul canale 123 del digitale terrestre, premere il tasto rosso del telecomando ed accedere alla schermata di Telefoggia, copertura capillare di tutto il territorio nazionale. Il servizio è riservato a TV di nuova generazione con collegamento ad internet. Sono arrivati gli sconti di primavera Euronics, anche a tasso zero. Inizia la nuova stagione al meglio con notebook Lenovo IdeaPad 3 a 699 euro. Oppo Reno 6 5G a 399,90 euro. Euronics, un mondo più avanti. Guardo un'ora la TV. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fullman. Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marchio di batteria a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato. Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Ortopedia La Sanitaria è un centro ortopedico specializzato nella realizzazione di dispositivi ortopedici su misura e nella vendita e noleggio di articoli sanitari. Professionalità e competenza del personale contraddistinguono Ortopedia. Il centro mette a disposizione un servizio di assistenza e consulenza sanitaria per il disbrigo delle pratiche ASL e INAIL, oltre alla presenza di un tecnico ortopedico abilitato. Da Ortopedia troverete carrozzine pieghevoli, elettriche, busti e tutori, calzature e plantari, letti ortopedici e tutto ciò che vi può servire. Ortopedia La Sanitaria è a Foggia, in corso del Mezzogiorno 254-256, convenzionati ASL e INAIL. Elettrodomestici Ruotolo offre una vasta gamma di grandi e piccoli elettrodomestici. Oltre a prestare servizio a domicilio per riparazioni, Ruotolo è anche punto vendita di scope elettriche rigenerate della Folletto e rivenditore di vari accessori originali e compatibili. Elettrodomestici Ruotolo, Piazza Aldo Moro 19, Foggia. Col riordino delle frequenze, la TV si rinnova. Telefoggia cambia e raddoppia. Dal 7 aprile Telefoggia sarà visibile sul canale 88 del digitale terrestre, ma la nostra emittente moltiplica i modi per arrivare a tutti. Già presente sul canale 123 per tutta Italia, attraverso il servizio HBBTV, Telefoggia è anche in rete, sul sito www.telefoggia.tv, sul canale YouTube di Telefoggia e sulla nostra pagina Facebook per non perdere nemmeno un attimo della nostra programmazione. Ovunque tu sia, cambia il tuo modo di vedere la televisione. La svolta è vicina. Dal 7 aprile Telefoggia al canale 88 e canale 123 per l'HBBTV in tutta Italia. La partita è ricominciata, ricordiamo il risultato al termine dei primi 45, 1-1, non ci sono cambi al momento, ci aspettavamo, ti aspettavi sì. Anche tu dei cambi? Sì, ma penso intorno al primo quarto d'ora sicuramente Zeman, ti ripeto, Rino, cambierà un elemento a centrocampo, farà entrare Nicolau, insomma, dentro Garofalo, sicuramente, però vediamo questi primi minuti che accade. Sì, è partito di gran lena la Vibonese che ha un calcio di punizione, c'è un amico da casa, buonasera. Buonasera, ciao Rino, sono Renato. Ciao Renato, vai Renato, prego, prego. Senti, ascolta, il secondo tempo dovrebbe essere come quello dell'altra volta, almeno così mi dicono. Chi ti dice? Speriamo bene, insomma, se non entra un centrocampista un po' più vivace, come è successo con Garofalo l'altra volta, speriamo che alcuni campi possano aggiustare l'intraprendenza della squadra, perché manca proprio quella intraprendenza che c'è stata nelle altre partite, quindi forse l'abbiamo preso un po' sotto gamba, ma in proprietà del Foggia sono abbastanza alte. E poi nell'intervento del gol che abbiamo subito, purtroppo non c'è stata una sincronizzazione dei movimenti dei difensori, tutto lì.
Speriamo bene. È perfettamente così. Ottimista per il secondo tempo come sempre, Renato. Grazie Renato. Sì, grazie. Sì, ciao. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, di nuovo, ciao. Ciao Renato, ciao. Mi sembra che avesse ragione in qualche modo. Mi sembra però di poter dire che mentre il Foggia attacca, anche la Vibonese è partita abbastanza decisa, determinata. Vabbè, pronti via, punizione per la Vibonese, bella, bella risposta di Dalmasso, sicura. Il Foggia adesso per esempio stava orchestrando una bella giocata, poi c'è stato questo tocco sbagliato, però peccato. Stava venendo su una bella azione. Mentre insomma è chiaro che è combattuta, è molto sì, no, è una partita questa da non prendere assolutamente sotto gamba anche questo secondo tempo, Andrea. No, anche perché la Vibonese tra molte virgolette gioca con nulla da perdere, nel senso che oramai per loro è campionato andato, quindi giocano non sono una situazione di 1-2 punti sotto la penultima, insomma, quindi la Vibonese fa la propria partita, si rende pericoloso, per fortuna nostra ci concede anche diversi spazi che il Foggia deve riuscire a sfruttare assolutamente. Foggia in attacco, la conclusione, la grande parata e poi il gol sbagliato, mangiato fuori gioco. Però grande parata sul tiro di Rocca, grande sì. Giocata di Curcio. Ecco, adesso abbiamo visto Curcio. Il primo Curcio di abbiamo visto Curcio, della serata. Un'iniziativa da numero 10, un'iniziativa da giocatore vero, ha tagliato stiamo il rivedendo. Campo. No, non era Curcio, era Rocca. No, la giocata di Curcio. Sì. Ha preso un'iniziativa da giocatore vero, ha preso in mano la squadra, è partito da sinistra, ha tagliato il campo per vie centrali, grande palla per Rocca, poi bella risposta del portiere, poi vabbè, il tiro di Curcio era già in fuorigioco, però Carine, abbiamo rivisto, si è svegliato Curcio, speriamo. Se la squadra non riesce a fare, ora qualche singolo magari deve fai la differenza. Sì, no, ma noi lo dicevamo, ci vuole sempre il calciatore che poi prende la squadra. Ha messo a palla fuori apposta. Si è fatto male? Di Pasquale. Quindi. Vabbè. Pasquale che è l'unico ammonito dell'incontro. Ma non si è fatto male, no? No, forse no. si è lamentato di una gomitata. Lamentava una gomitata ed è rimasto a terra, sì. Sentiamo da casa, buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, siamo da Foggia, sono Ennio. Ennio, buonasera. Niente, io spero chiaramente in una vittoria e se devo dare un pronostico dico un 2-1 col di Curcio, proprio perché insomma deve essere l'uomo decisivo in questi momenti, è lui che deve sbloccare. Poi volevo ricordare la bellissima vittoria del Foggia in Cedit che balza al secondo posto, per cui la città di Foggia può gioire anche per questo, insomma, ecco, vittoria sull'Arbolsbelli per 2-1. Vi ringrazio. Complimenti al Foggia in Cedit. Noi stavamo dicendo poco fa con Carli, l'abbiamo detto un po' tutti quanti, nel momento in cui non si riesce a far gol deve essere il singolo. Curcio si è visto poco nel primo tempo, esatto. Lo dicevamo, adesso però la sgroppata, l'apertura, la giocata. È tornato, insomma, è salito in cattedra, speriamo che adesso continui a salire in cattedra, continui a gestire, a regalarci qualche altro spunto, perché insomma nel primo tempo ha latitato e in questo secondo tempo abbiamo bisogno di un giocatore con delle sue caratteristiche, delle sue qualità per poter tornare in vantaggio, anche di una sua giocata. Ma non soltanto una giocata di Curcio, Andrea, mi sembra di poter dire, Foggia ha più individualità che possono da sole risolvere o dare una mano, insomma, risolvere il problema. Sì, nel primo tempo oltre a Curcio secondo me è mancato molto anche Rocca, uno di quelli che si è visto sicuramente di meno. Zeman continua a dargli fiducia nonostante le ottime prestazioni di Garofalo, vediamo se riuscirà a combinare qualcosa in questo secondo tempo, anche se credo che a breve ci sarà l'ingresso di Garofalo. Tanto c'è una posizione fuori gioco, però il fatto che i collaboratori non alzino la bandiera è un po' basso, accorcia le distanze, certo, 3-2 certo. A Francavilla. No, ma sei la partita a Francavilla. Sì. Rino, io penso che è difficile che noi possiamo al limite prendere gol a difesa schierata, noi prendiamo sempre gol sulla ripartenza quando la difesa è troppo alta, è vero. Ma sono del parere che insomma il tasso tecnico è maggiore il nostro, poi la Vibonese ha speso molto dal punto di vista fisico nel primo tempo per tenere questo ritmo, cioè sta giocando senza... perché vedi gli spazi glieli regaliamo letteralmente noi. Io sono convinto che Zeman farà alzare qualcuno dalla panchina a breve. Io al posto di Zeman avrei già fatto qualcosa, vi dico la verità, avrei già cambiato qualcosa perché c'è bisogno anche di forze fresche se vogliamo lo stesso. Poi sto notando un fatto che
capita magari la giocata per tirare da fuori, da fuori area di rigore, punizione. Qui c'è un calcio di punizione, c'è molto punizione, interessante. Sì. Adesso possiamo utilizzarla questa palla inattiva, abbiamo Curcio. Allora, speriamo che Alessio insomma... Quella è la posizione di Curcio. Quella è la sua anche di Peterman. Esatto. Sì, infatti sta prendendo Peterman la... Perché... Diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta tra... Beh, è difficile anche per il portiere per la scelta della barriera, su come posizionare la bisogna barriera. Bisogna vedere come... Perché da là se c'hai sia un destro sia un sinistro... Su quella palla, sì, di la palla è centrale. Quindi se metti la barriera di un modo o nell'altro ti può calciare o Curcio o Peterman, ti possono calciare anche forte sul primo palo. Foggia per fortuna ha dei deviatori, sì, su queste palle inattive abbiamo due o tre calciatori sui calci piazzati, Rido, che fanno la differenza. Allora siamo curiosi di vedere chi andrà a giocare, mi sembra Curcio. Sicuramente Curcio. Curcio è proprio sul pallone, però Peterman non è troppo distante. Ha ammonito Gelonese nel frattempo. Gelonese che ha commesso il fallo su Turchetta. Su Peterman, se non sbaglio. Su Turchetta. Sì, batte Alessio. Che anche Turchetta tira i calci di punizione. Però è Curcio. Curcio, ci barriera fortissima, coccodrillo giù a terra. Ci affidiamo al destro di Curcio? Ma sì, dai, che la mette dentro. Tanto lui due palle che le tocca. La sua conclusione è alta di poco sulla traversa. Peccato Carmine. Bella conclusione, ha sfiorato il palo. Cioè la palla non si è abbassata di poco, sì. Forse era troppo vicino per battere, però la palla si è abbassata di poco. Peccato. Sì, perché paradossalmente, Andrea, certe volte, alcune volte un calcio di punizione, la posizione ravvicinata è più difficile da calciare proprio per la distanza, oppure bisogna avere un calcio particolare, insomma. Ma forse è calciato poco forte rispetto alla distanza, non ho dato la possibilità al pallone di scendere. Io comunque avrei optato per la doppia opzione, come dicevo in precedenza, tenere sia Peterman sia Curcio, perché... con il semplice fatto che anche Peterman stava lì, insomma, per poter calciare, il portiere ha avuto più di un dubbio su come muoversi. Invece è andato a calciare solo Curcio, il portiere si era anche già mosso prima per andare sul che tiro poi, a scavalcare che poi sta quella posizione. No, ma è giusto anche a perché se tu hai un destro e un sinistro, il portiere non so da che parte deve partire. No, ma a prescindere da questo, poi da quella posizione sei sempre in dubbio se cercare la giocata di fino, quindi il tiro a rientrare, il tiro effetto che si abbassa, oppure a tirare forte, perché lì, vista che la posizione, a meno che non la prendi, vabbè, sì, se sei Roberto Carlos puoi la prendere. Roberto Carlos, se anche la barriera non è una cosa, se sei Roberto Carlos, o sei il vecchio Sinisa, Mihajlovic, allora la barriera non ha senso, però non era, sì, è un po' troppo vicino, però... Ci abbiamo provato. Attenzione, un 2 contro 2 con la Vibonese in attacco, attenzione, con l'intervento molto muscolare da parte della Pasquale, difesa di Pasquale, l'ha portato fuori. Foggia, diciamo, che cerca di ripartire in linea, forse ci sono gli spazi per poter ripartire. Carmine. Sì, sicuramente, Rino, questa è una bella ripartenza del Foggia, palla toccata due volte da Curcio, che non riesce a dare l'assist a Turchetta. Sì, peccato. Bella azione, bella tanta azione. Buona volontà ma poca incisività, diciamolo chiaramente. Sono 11 minuti nel corso del secondo tempo, risultato sempre di 1-1 tra Vibonese e Foggia in vantaggio per primo, poi raggiunto contro una formazione che se la sta giocando interamente, nonostante più che virtualmente. Ma l'avevamo detto in premessa, purtroppo il calcio è anche questo, magari, sai, la Vibonese, pur essendo ultima in classifica, per loro questa era l'ultima spiaggia, poi è stimolante giocare con il Foggia, diventa invece più complesso trovare stimoli per il Foggia, che ormai è già in zona playoff, potrebbe migliorare la posizione, e qui ancora Dalmasso è bravissimo Dalmasso ad anticipare il giocatore avversario. Sì. Bravo Dalmasso. La Vibonese è poi una bella società, io ho avuto modo di conoscerla l'anno scorso quando andammo a giocare a Vibo. Il patron della Vibonese è il cavalier Caffo, il vecchio amaro del capo. No? Lui è il proprietario. Perché vecchio? E così si chiama.
Ah, il vecchio amaro del campo. Il vecchio amaro del campo. No, perché io lo vedo ancora, dici vecchio che non si fa più. Io vabbè, non mi piace, non lo bevo. Perché... L'amaro è una bella società, una società che fa degli investimenti mirati. Quest'anno insomma gli è andata male, però probabilmente già con la scelta dell'allenatore iniziale. Però è una società molto molto a modo, ecco. No, modello, ma si vede anche dall'organizzazione, insomma. Sì, cioè, poi, come diceva giustamente Mario, la conduzione è completamente familiare, perché ci sono anche i due figli di Caffo che seguono la società e anche loro sono nell'azienda. Ci doveva andare Giovanni Buca, no? Ti ricordi? Sì, no? Che ha avuto contatti con la Vibolese, sembrava quasi fatta, poi all'ultimo insomma c'è stato qualche problemino e Giovanni non è andato, però oltre un mese fa. Comunque si è evitato diciamo una sì, una retrocessione quasi certa, che non avrebbe fatto 4-2 del Francavilla al curriculum, diciamo. 4-2 del Francavilla, 4-2 del Francavilla, sì. Francavilla, vedi. Allora, sì, abbiamo un amico da casa, buonasera. Ciao Antonio da Foggia, buonasera a tutti. Ciao buonasera, Antonio. Buonasera, il Foggia in zona d'attacco, seguiamo questa azione insieme, poi veniamo da te per la tua domanda. La difesa della Vibonese che continua a farla sempre franca, in questo secondo tempo, una squadra organizzata, una bella giocata, sicuramente sì. Prego, prego, domanda, vediamo un po' se succede qualcosa. Sì, la domanda la faccio a Carmine. Ciao Antonio. Ma è possibile che il Foggia è la squadra forse nel mondo che riesce a far resuscitare anche, no, non dico i cadaveri, ma la... Cioè, sai Antonio, questa... io ricordo Ancona Foggia ancora. Sì. No Antonio, mi ricordo Zarate, sì, il sì. Capellone. Sì. All'epoca è sparito dal calcio. Sì, no, la domanda Antonio, è questa, ma è possibile che noi dobbiamo fare queste, figuracce, ma dici... lì avrà vinto pure il Poggi Bonzi. Ciao Antonio. No, ma Antonio dice una cosa giustissima. Io ricordo sempre che insomma lui è sempre capitato magari di rivitalizzare non solo le squadre ma anche i calciatori. I giocatori che non segnavano da 30 turni col Foggia facevano il golletto. Ma insomma sicuramente Antonio lo sa benissimo. Diciamo coincidenze. Noi lo sapevamo che la partita era difficile oggi. No, io mi meraviglio soltanto perché Zeman stia aspettando tanto per fare qualche cambio. Io li avrei già fatti per dare anche un po' più di vivacità alla squadra. La Vibonese sta cambiando. Un po' di movimento, sì. Ma è la Vibonese. Allora sì, facciamo così, dopo vediamo le sostituzioni, tra un po' arriveranno anche forze fresche in casa Foggia. Abbiamo la pubblicità, break, torniamo subito qui. Sono arrivati gli sconti di primavera Euronics, anche a tasso zero. Inizia la nuova stagione al meglio con notebook Lenovo IdeaPad 3 a 699 euro. Oppo Reno 6 5G a 399,90 euro. Euronics, un mondo più avanti. Guardo un'ora la TV. Mazzaro Antonio, service e vendita di batterie industriali. Vendita batterie industriali Magneti Marelli e Fullman. Assistenza autorizzata su batterie Exide per Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Riparazione di qualsiasi marchio di batterie a trazione. Trattamenti per ripristino durata delle batterie. Servizio clienti con furgone attrezzato. Mazzaro Antonio, telefono 0881 74 85 12. Mazzaro Antonio, lo specialista delle batterie industriali. Ortopedia La Sanitaria è un centro ortopedico specializzato nella realizzazione di dispositivi ortopedici su misura e nella vendita e noleggio di articoli sanitari. Professionalità e competenza del personale contraddistinguono Ortopedia. Il centro mette a disposizione un servizio di assistenza e consulenza sanitaria per il disbrigo delle pratiche ASL e INAIL, oltre alla presenza di un tecnico ortopedico abilitato. Da Ortopedia troverete carrozzine pieghevoli, elettriche, busti e tutori, calzature e plantari, letti ortopedici e tutto ciò che vi può servire. Ortopedia La Sanitaria è a Foggia, in corso del Mezzogiorno 254-256, convenzionati ASL e INAIL.
Elettrodomestici Ruotolo offre una vasta gamma di grandi e piccoli elettrodomestici. Oltre a prestare servizio a domicilio per riparazioni, Ruotolo è anche punto vendita di scope elettriche rigenerate della Folletto e rivenditore di vari accessori originali e compatibili. Elettrodomestici Ruotolo, Piazza Aldo Moro 19, Foggia. Col riordino delle frequenze, la TV si rinnova. Telefoggia cambia e raddoppia. Dal 7 aprile Telefoggia sarà visibile sul canale 88 del digitale terrestre, ma la nostra emittente moltiplica i modi per arrivare a tutti. Già presente sul canale 123 per tutta Italia attraverso il servizio HBBTV, Telefoggia è anche in rete sul sito www.telefoggia.tv, sul canale YouTube di Telefoggia e sulla nostra pagina Facebook per non perdere nemmeno un attimo della nostra programmazione. Ovunque tu sia, cambia il tuo modo di vedere la televisione. La svolta è vicina. Dal 7 aprile Telefoggia al canale 88 e canale 123 per l'HBBTV in tutta Italia. E allora ci sono i cambi in casa Foggia, Andrea? Sì, sono arrivati tre cambi per il Foggia, è uscito Garattoni, è entrato Martino, poi due cambi a centrocampo, abbiamo detto Rocca era quello che si era visto di meno ed è l'unico che è rimasto in campo, perché sono usciti Peterman e Di Paolo Antonio, al loro posto Garofalo e Maselli. Allora, Maselli... è stato un cambio anche per la Vibonese, è uscito l'autore del gol Spina ed è entrato Zappa. Maselli, Garofalo e Martino. Questi sono i cambi operati da Zeman. Sì, no, ci voleva un'inversione di marcia perché diciamo che la partita dopo il pareggio della Vibonese ha subito quasi uno stop del Foggia, non più brillante come nei primi 25 minuti, quindi ha fatto bene Zeman a fare questi cambi per dare maggiore vivacità alla squadra. Giusto Mario? Sì, sì. Non ti aspettavi qualcos'altro? No, ma per il momento va bene così, insomma ci voleva un po' più di vivacità e di dinamismo in mezzo al campo. Da capire il cambio di Peterman, Peterman comunque non stava giocando male, probabilmente insomma avrà avuto non so, qualche problema oppure una semplice scelta tecnica. Però per il resto insomma Garofalo, Martino pure un altro cambio che lui aveva già fatto, quindi più spinta sulla corsia di destra. Martino praticamente è un esterno da alto aggiunto, è un attaccante aggiunto, quindi fondamentalmente sì, Martino sì, certo. È chiaro che l'obiettivo adesso è andare a fare gol, per fare gol bisogna alzarsi, bisogna crederci, alzarsi calcisticamente. Cioè attaccare, cioè spostare il baricentro davanti, esatto. come ha quasi sempre fatto il Foggia, anche nel primo tempo se vogliamo, no? Esatto, perché poi esatto. Questo gol che ha portato il pareggio alla Vibonese è giunto quasi improvviso, tutto sommato. Ora il Foggia cerca anche di allargare un po' il... Però non sono d'accordo sulla questione Rocca, io Rocca non l'avrei tolto, infatti non l'ha tolto, perché Rocca non mi stava dispiacendo, fondamentalmente è uno che... Nelle azioni offensive del Foggia è sempre stato presente, devo dire. Probabilmente Di Paolo Antonio era un po' più in ombra e ha fatto bene, il mister l'ha visto bene. Tra i due ha fatto bene, secondo me, a togliere Di Paolo Antonio in questo momento e non Rocca, perché l'ho visto vivace sin dal primo minuto. Sentiamo un amico da casa, buonasera. Pronto, buonasera. Non abbiamo più. Stava aspettando evidentemente, noi dovevamo commentare. Sì, ma sai Rino, in questa partita insomma io sto ancora aspettando il guizzo di Merola o di Curcio, perché insomma sono loro che sono i giocatori che... Curcio è quello che può fare la differenza, Merola forse è il più in forma in questo momento del Foggia e il guizzo lo devono trovare loro, insomma. Turchetta il suo l'ha fatto perché il golletto l'ha messo dentro, ma voglio dire, ricordiamoci sempre che al di là delle motivazioni stiamo giocando con l'ultima della classe e insomma pretendiamo qualcosa in più da questo Foggia, ecco. Sempre molto di più in questa partita contro Martino, bel break. Contro una squadra che sta facendo secondo me troppi lanci lunghi, alti, cioè palla a terra ce n'è, però ogni tanto arriva il lancio lungo. La Vibonese si è allungata molto, già ha lasciato sempre degli spazi dal primo minuto, allungandosi molto magari i giocatori vedono la possibilità di
di lanciare lungo. Sorprendere con il lancio lungo? Sì. Però se sono estremamente lunghi, il problema come in questo è questo, momento... questo è sbagliato questo lancio, questa è una palla, palla persa automaticamente perché l'attaccante entrava in aria, invece ma, la palla è totalmente certo, esterna. Ma io penso che il più arrabbiato di tutti, guardate Zeman, Zeman l'ha sempre detto, ha detto questa è una squadra che non sa giocare lunga, quindi allora, se giochi con i lanci lunghi lo stai facendo il gioco da Foggia. Diciamo insomma. Che il Foggia è cambiato da quando ha subito il gol del pareggio, sì. Perché lo ha sentito, lo ha sentito. Sentiamo ancora un amico da casa, buonasera. Pronto, buonasera, sono Pino. Pino, buonasera, prego. Già che abbiamo difficoltà a fare l'azione, non ho capito, col campo bagnato, perché non tiro da fuori aria un po'? Esatto, non ho è una cosa che abbiamo già evidenziato, per una squadra che domenica scorsa, sabato scorso ha segnato da sul calcio di punizione dalla distanza. Sì, non ho capito, da distanza non tirano mai in porta. Sì, è vero. Sì, poi sai... Pino, stiamo facendo un gioco che ci snatura perché, ripetiamo come l'abbiamo detto con Rino, con Mario, con Andrea durante il corso di questa puntata di Calcio Show, i lanci lunghi non sono da Foggia, lo stesso Zeman l'ha detto, noi siamo una squadra che non gioca con lancio lungo, non sappiamo giocare con queste palle, quindi tu hai perfettamente ragione, bisogna saper sfruttare le palle inattive e i tiri da fuori, ci mancherebbe. Grazie. Giusto? Grazie. Ma comunque effettivamente io l'ho detto, ho avuto questa impressione, ma credo l'abbiamo un po' tutti quanti, il gol subito ha fatto male al Foggia. Sì, però sai, c'è tanto tempo per poter rimediare. C'è ancora tanto tempo. Quindi voglio dire, sì, lo shock, come diceva Mario, può durare 10 minuti, un quarto d'ora, ma poi insomma la differenza c'è tutta. E secondo me anche una differenza di preparazione, noi dovremmo essere più bravi sulle seconde palle, dovremmo essere più efficaci, no, lasciare tutto questo campo alla Vibonese che fortunatamente si fa recuperare, insomma. E la Vibonese guadagna un calcio d'angolo, una ripartenza, un'altra ripartenza con la difesa che questa volta è riuscita a tornare sull'attaccante. Sì, è stato abile Sciacca a dare fastidio a Curiale, che è insomma un altro bel giocatore esperto là davanti. Curiale sì, meno male che non è velocissimo. No, però è molto, molto fisico, infatti insomma ha vinto una serie di contrasti. Poi è stato bravo Sciacca insomma a deviargli la palla, però questa era un'occasione importante per la Vibonese. Certo. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Vincenzo. Vincenzo, prego Vincenzo. Niente, sto un pochettino soffrendo questa squadra che gioca troppo alto, la difesa non va bene, diamo troppo spazio dietro e sono parecchie volte che ci hanno perdonato. Io dico una sola cosa, giocare con questa difesa e i playoff facciamo ridere, è inutile che magari qualcuno di voi li può criticare, però giocare con il Padova, giocare con la Reggiana, con questa difesa facciamo acqua da tutte le parti. Purtroppo per fortuna con questa difesa si è arrivati in questo posto in classifica. Sì, siamo arrivati con queste squadre qua. No, con tutte le squadre, cioè i punti il Foggia li ha fatti con tutti. Io come tifoso mi auguro che il Foggia, certo, però deve correggere un pochettino Zeman è un maestro, è un grande, però mi fa paura questa difesa, gioca troppo alto. Comunque forza Foggia e speriamo che vinciamo. Buonasera a tutti. Questo è il nostro auspicio, di tempo ce n'è, ci sono ancora 20 minuti, recupero escluso. Il Foggia ce la sta mettendo tutta, Andrea, non... nulla sì, da dire. C'è un doppio cambio per la Vibonese, sono usciti Gelonese e Grillo, sono entrati Panati e Bellini. E quindi la Vibonese va su forze fresche per cercare di fare anche il colpo a questo punto, perché per come stanno andando le cose la Vibonese ha messo un altro... niente da perdere insomma. No, non hanno nulla da perdere. Pareggiare o vincere, cioè o perdere per loro cambia. Se oggi perde la retrocessione è matematica, se perde. Se pareggia... Sì, se pareggi stai a 9 punti con 3 partite da giocare. Bisogna vedere cosa fa l'Andrea. Sta pareggiando in questo momento 0-0. Quindi un pareggio resterebbe... No, sarebbe retrocesso comunque, perché per differenza gol sta peggio rispetto... differenza... diretta, sta peggio. Ma anche a livello di play-out bisogna pure capire se poi ci sarà, insomma, i punti o meno. Se sono più di 8 punti, sa che c'è la retrocessione diretta anche della penultima in classifica. Non si gioca il play-out. Vedere quanto, non si gioca il play-out. Quanta la penultima rispetto alla terz'ultima? No, rispetto alla quint'ultima, di vedere. Ma in questo momento sta l'Andria penultima a 30.
Paganese 32, Potenza 33, Messina e Taranto a pari punti 37. Messina e 37, l'Andria? L'Andria 30. Comunque la partita, lo schema della partita della Vibonese è chiarissimo. Sì, ma sai, difesa contropiede. È contropiede. Certo, loro che lascia molti spazi. Certo, ma Marino, non, ripeto, noi ci siamo sgonfiati dopo il gol del pareggio e non va bene, perché la nostra è una squadra lanciata che questa partita la deve vincere, la palla va messa dentro, dobbiamo essere un po' più cinici. Insomma, non è che possiamo far giocare la Vibonese. Ma vedi, anche adesso, bella qui giocata di Merola, è entrato in area al limite, invece di tirare ha passato la palla. Sì, cioè, sì. O tiri e cerchi l'angolo. Era un po' chiuso, era un po' stretto. Ma magari cioè, trovi una deviazione fortuita e ti guadagni un calcio d'angolo, capito? Invece sì, se insomma, non è che puoi arrivare con la palla in porta. No, no, ma comunque era chiuso, era, ha esce fatto Rocca, molto bene. Esce Rocca, esce Rocca, entra Gallo. Vediamo un po' chi entra. Gallo. Entra Gallo? Entra Gallo. E allora? Sturchetta, Vitali. Vitali, velocità dunque. Intanto c'è un amico da casa, buonasera. Tra un po' vengo da te, Andrea, per definire i cambi completamente. Prego, buonasera. Sì, buonasera, sono Antonio. Antonio, prego. Sì, sto guardando la partita in generale. Tutto sommato non mi sta molto esaltando questa partita. Hai ragione, volte. Hai ragione. Sono un po' deluso, in realtà potevamo fare un po' di più, ecco. Proprio le squadre forti sono quelle che anche nella difficoltà riescono a vincere la partita. Quindi il nostro auspicio è che alla fine il Foggia riesca a trovare la quadra giusta. Sì, ma sai, adesso Antonio ha il telefono, ma penso che condividerà con noi. Ma sai, Antonio, quest'anno è proprio questo trend del Foggia che è forte con le forti e insomma meno forte con le piccole, cioè insomma, noi con le piccole non abbiamo fatto tanti punti, ne abbiamo persi davvero tanti e ripeto, se il Foggia avesse giocato al 50% di quello che ha fatto col Palermo, di quello che ha fatto con la Bari, sicuramente la Vibonese ne avrebbe beccati 4. Però sai, noi andiamo in difficoltà con queste squadre, con queste piccole squadre, purtroppo è così. Seguiamo insieme. In ogni caso abbiamo fatto una bella stagione. Sì, sì, Antonio, d'accordo, perfetto. Al di sopra delle mie aspettative. Sì, 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 perfetto Antonio. Già conquistare i playoff, secondo me, per come l'avevamo messa, soprattutto nel mese di gennaio, insomma, è un bel traguardo. Anche della prossima stagione, con qualche innesto corretto, si può fare una grande stagione l'anno prossimo. Sicuramente. Certo, grazie per il tuo intervento. Grazie a tutti. Dopo ciao. Un calcio di punizione c'è un calcio d'angolo per la Vibonese, con il pallone che è recuperato da Dalmasso. Bravissimo Dalmasso. Allora, deviazione, non era facile, Sì, non assolutamente no. Bravo Dalmasso, bravo Dalmasso. Andrea, vogliamo definire un po' per quanto concerne gli ultimi cambi? Sì, gli ultimi due cambi per il Foggia sono usciti Rocca e Turchetta, sono entrati Gallo e Vitali, ma era la discosta centrale con un tele destro. Vitali che è un attaccante diverso, perché è un attaccante molto veloce negli spazi, Va sì, bene, beh, un attaccante momento. Vitali punta l'uomo, punta continuamente l'uomo, è sempre alla ricerca dell'uno contro uno, ti può dare sicuramente qualità, ancora più qualità e vivacità avanti, però è chiaro che adesso bisogna muoversi, bisogna accelerare. Golfo pure un attaccante. Quindi no, devo dire, aveva ragione Zeman che temeva questa partita, perché è chiaro, io mi auguro davvero che negli ultimi minuti troviamo quel gol che ci consenta di portare a casa i tre punti, ma non sono soddisfatto del Foggia di oggi. Però sapevo che saremmo andati in difficoltà, ripeto, il trend è quello, noi con le piccole soffriamo e anche oggi con l'ultima della classe ormai retrocessa, insomma, non abbiamo giocato una per quello che stiamo vedendo da Foggia, sempre perché noi si guarda la partita e certo, si commenta la partita, dovesse accade finire in parità, la Vibonese non ha rubato nulla. Assolutamente. Dal Foggia ci aspettiamo il colpo di qualche suo giocatore. Sì, sì, sicuramente, insomma, la Vibonese sta dimostrando di voler portare a casa a questo punto, a prescindere da quello che possa servire a loro, però insomma ci teneva a fare bella figura. E sta combattendo, sta facendo una partita guardinga, una partita schierata, chiaramente difesa e contropiede, ma lo sappiamo, con le squadre di Zeman contro il Foggia giocano quasi tutte così. Quasi tutte così. E Foggia, e deve essere Foggia bravo, insomma, a portarsi la partita sul suo binario, e in questo secondo tempo diciamo che la prestazione è un po' deficitaria. Allora, vediamo se c'è un amico da casa. Buonasera.
Non c'è caduta, è caduta la linea, cerca di non cadere il Foggia. Ci sono stati due cambi per la Vibonese, poi nel, ci sono stati sono due sostituzioni nella Vibonese nel frattempo. Adesso, nel frattempo, tolto l'hai notato giocatori. Andrea? No? Sì, sì, ce l'abbiamo. Sì, sì. È uscito Zibert ed è entrato Golfo, ed è uscito Polidori ed è entrato Carosso. Golfo è un attaccante bassino, un attaccante brevidino che punta l'uomo. Credo sia l'attaccante che ha segnato uno dei due gol a Foggia. Foggia terminò 5-2 per il Foggia, se non ricordo male. Sì, 5-2 è finita la partita di andata, Dino. Ma giocammo un'altra gara, insomma. Io ripeto, sono basito, ma nel calcio ci può stare tutto. Però noi dobbiamo lottare fino all'ultimo minuto e in più, anche nel recupero, per trovare quel gol che ci dia i tre punti, perché da Vibo Valencia dobbiamo uscire con tre punti, insomma. Nicolao non è stato assolutamente preso in considerazione. Beh, ma può darsi pure che le condizioni non siano comunque, ottimali. Ma vabbè, comunque è sempre un giocatore esterno, un difensore, ecco, fondamentalmente. Sicuramente mettere dentro un attaccante, in quel che Vitali, ad esempio, ha più senso probabilmente di un Nicolao, cioè se devi fare una scelta tra i due. Chiaro che si mettono forze fresche, Vitali è un giocatore che mancava un po', devo dire, in campo da qualche settimana che non veniva preso in considerazione. Diverso. È un attaccante un po' è un giocatore che punta l'uomo, ti ho detto, è vivace, punta l'uomo, cerca sempre l'uno contro uno, però mette spesso nelle condizioni di fare gol, quindi cerca l'assist. Fino ad ora non ha avuto molto spazio. Sì, poco spazio. Dopo era entrato subito nelle grazie, partite consecutive, poi era un po' sparito dai radar. Nel frattempo il Potenza ha ribaltato il risultato, è passato in vantaggio 2-1 in casa contro il Catania. Allora, Potenza che ribalta mentre il risultato. Mentre Campobasso accorcia ancora le distanze 4-3. Francavilla 4, Campobasso 3. Grazie, noi intanto ci lasciamo perché abbiamo la pubblicità, ok? Grazie. Allora, regia, Nicola. Ti ha accompagnato in ogni momento della tua vita. Ma è arrivato il momento di cambiarla. Però non fare così, eh? Coraggio, sì, uomo. Non sprecare tempo a cercare l'offerta migliore. La soluzione è già da Eurovector. Paolo è di nuovo felice. Sì, come Paolo. Sai che Riabilita è il più grande centro privato di fisioterapia di Foggia? Non solo rieducazione funzionale e piani di riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, logopedica del pavimento pelvico maschile e femminile, ma anche idrochinesiterapia in acqua riscaldata per problematiche ortopediche, traumatologiche, reumatiche, pediatriche, neurologiche, vascolari. A Foggia, in corso del mezzogiorno 258. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli a Foggia. E carne pregiata di vitellone bianco dell'Appennino centrale ed altri capi provenienti dagli allevamenti e dai pascoli, tutti di alta qualità. Da Boutique della carne troverete inoltre lombate frollate e la famosa chianina marchigiana, piemontese e romagnola ed un'ampia selezione di salumi e formaggi delle migliori marche, anche di produzione artigianale. All'interno un'attrezzata braceria dove potrete gustare al momento saporite bistecche e tanto altro. Boutique della carne di Antonio Chiappinelli, unica sede in via Mario Pagano 43 a Foggia. Boutique della carne, se ci andate, ci tornate. Sono arrivati gli sconti di primavera a Euronics. Scopa vapore Polti Vaporetto Style a 179 euro. Lavatrice Samsung 9 kg classe A con ecolavaggio a 499 euro, anche a tasso zero. Euronics, un mondo più avanti. Da oggi puoi guardare Telefoggia da ogni parte d'Italia attraverso il canale 123 del digitale terrestre e il servizio HBB TV.
Per seguire tutta la nostra programmazione in ogni parte della penisola è sufficiente sintonizzarvi sul canale 123 del digitale terrestre, premere il tasto rosso del telecomando ed accedere alla schermata di Telefoggia, copertura capillare di tutto il territorio nazionale. Il servizio è riservato a TV di nuova generazione con collegamento ad internet. Siamo al 37esimo del secondo tempo, risultato sempre di 1 a Vibo Valentia tra la Vibonese ed il Foggia. Il Foggia, Andrea, ce la sta mettendo tutta. Sì, diciamo così, no? Anche se sì, no, però no, non basta in questo momento. Secondo me possono e devono fare di più. Come stavamo dicendo prima durante la pubblicità, il Foggia dopo il gol del pareggio si è quasi spento. Insomma, bella giocata. C'è stata una bella, c'è stata una bella parata. C'è una mischia. È stato un continuo batti e ribatti. È bella giocata di Vitali che era entrato al limite. La vorrei rivedere perché insomma, volevo capire bene. Perché c'è stato prima un tiro di Vitali. Poi non ho capito se allora, è nel Merola. Frattempo, sentiamo l'amico da casa. Buonasera. Sì, buonasera, sono Luigi. Luigi, buonasera, prego, ti stavamo aspettando, prego. Prego Luigi, voglio prego. Dire, stasera stiamo giocando con la Vibonese, ripeto, Vibonese, lo sappiamo. Ultima classificata. Il Foggia, come al solito, si regge su 3 giocatori, Curcia, Peterman e diciamo è portierino, il resto non lo so, se andiamo ai playoff, non lo so. Vabbè, andiamoci prima, poi dopo si vede. Grazie Luigi, grazie. Molto perentorio, Sì, ma sai, Luigi devo dire è sempre stato coerente con la sua visione del Foggia di quest'anno, quindi no, in effetti Rino, non riesco a capire perché il Foggia vada in difficoltà con le squadre meno tecniche, le squadre che hanno meno possibilità, cioè stranamente con le piccoline del torneo il Foggia insomma non ha mai fatto una gran bella figura, anzi. Ha arretrato abbastanza il baricentro la Vibonese, in questo momento il Foggia può cercare di schiacciare gli avversari, invece perde palla e riparte la Vibonese con un ottimo intervento però della difesa rossonera. Ora squadre lunghe in questo momento, Mario, vabbè, tutto squadre può lunghissime, succedere. Sì, perché comunque è chiaro che la Vibonese, vedi, Zeman si è incalzato la panchina in maniera abbastanza perentoria, è chiaro che c'è da accelerare, da spingere, la partita non è infinita e bisogna muoversi per fare gol, bisogna essere più precisi da davanti, non è facile perché loro hanno messo un muro praticamente. È chiaro io che noto una anche cosa, Mario, non c'è stato un tiro della da distanza, fuori, a parte, sì, questo è il problema, vero, a parte il calcio di punizione è che vero, è terminato alto di Curcio. Questo è un altro problema, un'altra cosa da analizzare, che purtroppo sì, in effetti pochi tiri dalla distanza, nonostante insomma ci abbiamo tiratori, quindi si è scelto poco di puntare su questa opzione. È un argomento, un Foggia argomento di rigore, Foggia d'analisi, però non stiamo attaccando un po' a testa bassa, fondamentalmente quello che sto vedendo. Con speriamo un po' di queste palle native, con sì, un po' di confusione. Sì, con molta confusione, Rino, però sai, noi dobbiamo trovare il golletto che ci consente di prendere questi 3 punti che più che dal punto di vista, come dire, del gioco ci servono per consolidare la nostra posizione in classifica, insomma, ormai i playoff sono raggiunti. Andrea, com'è la posizione in classifica in questo momento del Foggia? Guardiamola un attimo. Il Foggia in questo momento è settimo, da solo a 54 punti, ha davanti la Virtus Francavilla a 58 e dietro il Monterosi a 47. Quindi perde un po' di distanza, perde dalla sesta in classifica. Sì. Diciamo che l'obiettivo di arrivare settimi l'abbiamo quasi raggiunto. Cioè, un po' settimo sì che era l'obiettivo, però il sesto, c'è anche il sesto. C'è ancora un amico da casa, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Niente, volevo fare solo una riflessione, qua non è una questione di gioco, certo, è solo che Zeman molte volte si incaponisce cambiando gli attori, dice
il teatro è sempre lo stesso, la recita è sempre lo stesso, non è così purtroppo. Io mi ricordo Grandini, non so se voi vi ricordate, sì. Terzino, o cioè. Grandini o Cabrini è la stessa cosa, non è così purtroppo. Sì, questo e, sì. E le sostituzioni fatte stasera veramente non hanno senso, insomma. Cioè, chi sostituisce Peterman non è neanche l'ombra. È una questione di calciatori, insomma. Cioè, No, voglio dire, lo schema lo approvo tutto, veramente è il più europeo degli allenatori in Italia, Zem. Però è una questione anche di interpreti, che purtroppo cambiandoli cambia qualcosa, cioè, è evidente. Chiarissimo, purtroppo. grazie per grazie il tuo intervento. Voi. Grazie, buon proseguimento. C'è un calcio d'angolo che il Foggia batte corto e c'è un non c'è nessun traversone, la palla torna indietro, Maselli lancio lungo e la palla va persa. A terminare. Ma no, meno male, l'ha tenuta bene Curcio in campo. Meno male che era Curcio, che però commette fallo per recuperare il pallone. Cioè, ma ragazzi, la palla mi è stata, che significa è stata una palla inutile. Battere un calcio d'angolo corto, sì, va bene, non ci sono i colpitori di testa in questo momento. A proposito, però no, ci sono, perché c'è Di Pasquale, c'è Sciacca, comunque sono difensori che questo vanno anche a colpire. Vero, questo non riesco è anche a vero. No, è stata una giocata sciocca, diciamo, perché comunque palla dietro, questo lancio lungo sul secondo palo che Curcio per prendere poi ha dovuto fare fa. L'assenza di Ferrante si è sentita, non stava segnando tanto, però la sua presenza in qualche modo tiene vicini a sé dei difensori che liberano spazio agli altri, non lo so, Andrea. Sì e no, perché ovviamente col senno di poi si può dire di tutto e non si può dire niente. È vero che il Foggia ha fatto questo filotto, diciamo, di risultati utili consecutivi in cui non si è visto... Grande palla gol, grande palla gol. Grande palla di Vitali per Merola. No, chi era? Non so. No, Merola sì, che ha calciato la palla dentro, mi ricordo se non so se l'ha data. Ha toccato Vitali, la palla proprio. Peccato davvero. Stiamo sì, era botta, Martini. Sicura, no, c'è Martini, stata una deviazione. Garofalo che loro lamentavano fuori gioco di rientro, lamentavano. Può darsi che ci fosse. Può darsi, però non abbiamo calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. La grande parata ancora, forse fatto un palo addirittura? Fatto un paradone. Una grande parata. No, l'ha parata. Parata di Mengoni. Ma colpo di tacco c'è quasi stato. Sulla linea, sì. Perdono palla i giocatori della Vibonese e la difesa però calabrese mi sembra che in questo momento si esalti, si stia sì, saltando. No, vabbè, Marino, voglio dire, a loro sì, magari... era stato un tacco di Merola. Certo, a loro riesce tutto. Ma secondo me c'è stato un grande intervento del... No, la parata del portiere, sì. Qua si vede meglio. Colpo di tacco, la parata del portiere sulla linea. L'ha tolta dalla porta, letteralmente. Sì, siamo sì. Risgoccioli, siamo al 90esimo, aspettiamo il recupero. Quando il recupero ci sarà? 3? 4? Beh, hanno fatto tanti cambi, penso sì, 4 sì, minuti. Tutti i cambi sono minuti. Stati fatti nel... La Vibonese prova ad attaccare, la conclusione... Saranno almeno 4 minuti. Almeno 4 minuti. Il telespettatore della casa diceva una cosa che avevamo notato subito, no? Quando c'è stato il cambio, sì. Che mi sono domandato io personalmente, ho detto sì, ok, cambi, ma se lì Peterman non stava bene, oppure non riesco a capire il motivo della sostituzione, probabilmente insomma, non, il mister non l'avrà visto al top della forma, non lo so, oppure non stava bene, che non possiamo saperlo perché chiaramente non, in questo non momento non lo così. Sappiamo. Squadre lunghissime, il Foggia riparte in contropiede, lancio lungo, arrivano però i difensori calabresi e riescono a salvare ed impegnare il proprio portiere. Non abbiamo 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero, grazie Andrea. Stiamo giocando il primo minuto di recupero con la formazione rossonera che ora va con un rinvio. Curcio. Mi sembra, io vado a sentire. Dai, Rino, su, diciamola tutta perché noi commentiamo quello che vediamo, un passo indietro sicuramente. Passo indietro, se noi con l'ultima della classe scioriniamo una prestazione di questo tipo, che sicuramente va elogiata dal punto di vista dell'impegno, ma assolutamente il Foggia non può che vincere con la Vibonese, non vincere con la Vibonese far ritornare indietro il Foggia, insomma, tutto qui
qui non è il discorso di una partita, è il discorso di una certa credibilità anche in funzione dei playoff dopo i risultati esaltanti che avevi ottenuto nelle ultime giornate. Questo è un passo indietro. Non solo, una partita nella quale eri anche passato in vantaggio. Secondo me questa è la cosa, non voglio dire più grave, ma la cosa sulla quale sviluppare il ragionamento di questa partita qua, perché poi è cambiata anche la prestazione della squadra dopo aver subito il gol in generale. Sì, è chiaro. Beh, è cambiata l'inerzia del match, perché poi fondamentalmente la squadra fino a quel momento, il Foggia stava ampiamente dominando in lungo e largo, sfiorando il gol più di un'occasione, trovandolo meritatamente. Poi il gol della Vibonese, come abbiamo detto più di una volta, ci ha praticamente ha scioccato il Foggia. Psicologicamente è stata una mazzata. Ha subito un contraccolpo pesantissimo il Foggia, che poi si è bloccato fondamentalmente. Cerca di ripartire il Foggia. C'è un amico da casa, buonasera. Buonasera, ciao Rino, sono Renato. Renato, stavolta va male, mi sa, eh? Purtroppo io, che sono molto zemaniano, devo dire che ha sbagliato i campi questa volta, e quindi praticamente una serie di... Cioè, Peterman anche con una gamba sola vale 10 volte Maselli, come velocità di gioco, come intelligenza, come tecnica, come tutto. Guarda, adesso anche lo stesso, cioè proprio è assurdo giocare con Maselli in quel ruolo. E poi anche perché non gioca da un sacco di tempo sto ragazzo, non gioca da tanto tempo. Appunto, c'è una partita così decisiva, diciamo decisiva dal punto di vista anche della continuità dei risultati. Certo. Doveva continuare con Peterman perché era il faro del gioco, e poi sacrificare Merola in quel ruolo che c'entra avanti, ci ha tentato già altre volte senza, diciamo, riuscire a trovare la giusta soluzione, ma si vede subito che Merola in quel ruolo, il Foggia va vicino al gol, la palla gol, il sinistro di Vitali, se non sbaglio, la palla ha sfiorato la base del palo, l'ha anche toccata secondo me, con il portiere battuto, non l'ha toccata. Mamma mia. Grande palla gol. Qui si è mangiato un gol grande come una casa, come si diceva una volta. Cioè, l'interpretazione dei ruoli in questo caso, forse è meglio Vitali al centro che non Merola. Merola non è il centravanti alla Baiano che lui immagina, ecco. Tutto lì, perché Baiano aveva il chiudo del gol, Merola invece più tecnico e meno killer da quel punto di vista. Va bene Renato, quindi, va bene Renato. E questo non è andato oggi. Grazie per il tuo commento praticamente finale a questa partita, dove il Foggia ha l'ultimo pallone, vediamo, è finita. E allora il Foggia non riesce ad espugnare il campo dell'ultima della classe, che non vinceva non so da quanto tempo, non riesco neanche a dirvelo. Chiediamola ad Andrea. Una partita, vediamo se Andrea riesce a le ultime 5 sicure non le ha vinte. Le statistiche. Foggia, che comunque aveva cominciato anche bene con il gol del vantaggio, ma purtroppo poi è giunto anche il pareggio dei padroni di casa, e lì la partita, l'abbiamo detto più volte, almeno 5-6 volte, Carmine, che è molto amareggiato. Amareggiatissimo, ripeto, non dal punto di vista dell'impegno, la squadra si è impegnata, ma è un passo indietro, il Foggia è discontinuo, è inutile nasconderci dietro un dito. Questo è il Foggia di quest'anno, insomma, una squadra discontinua che non può garantire nulla se non dei playoff, dove ti vai a giocare una specie di roulette russa, ma devi anche pensare a che partite interpreteranno questi giocatori, perché se per 5 giornate, 4 giornate tu giochi un certo tipo di calcio con un certo tipo di convinzione, poi arrivi in casa dell'ultima e fai, ripeto, consentimi, una figuraccia, perché questa è una figuraccia, perché questa è una partita che qualsiasi altra squadra avrebbe vinto, il Foggia è riuscito a pareggiarla. Quindi voglio dire, prendere questo punto è davvero, come dire, una piccola panacea, perché con questa Vibonese vista in campo oggi avrebbe vinto qualsiasi squadra del girone A, del girone C di Serie C, tranne il Foggia. Un grosso passo indietro e una delusione enorme. Commento pienamente condivisibile, almeno per quanto mi concerne, sull'esito di questa partita del Foggia. C'è un amico da casa, vediamo un po'. Ultimo commento anche da casa. Buonasera, con chi parliamo?
Ciao Rino, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Ciao. Sono Marco. Marco, prego Marco. Senti, niente, io volevo solamente dire che comunque sì, si è stato fatto un passo indietro, però dai, non vediamola così nera. Noi purtroppo siamo questi, scusami se ti interrompo Rino, noi purtroppo siamo questi e lo sappiamo da una vita come sono le squadre di Genoa. Probabilmente ci sarà stato una questione di prendere la partita sotto gamba, evidentemente. Siamo curiosi di sentire le considerazioni di Zeman nel post partita. Grazie per il tuo. Rino, scusami. Volevo solamente dirti una cosa. Riguardo a qualche telespettatore che ha chiamato prima. Questa è Telefoggia, non è Juventus Channel o Inter Channel. Non ce ne frega niente. Sì, io lo so, però Foggia si ama. No, vabbè, ma non è che ci mettono la multa. Se vogliono vedere le partite della Juventus o parlare o io, guarda, scusami, ci ho messo una vita per prendere la linea. Ah, vabbè. Capito? Che fai prima a chiamare a Papa Francesco, no, prendere la linea a Telefoggia. Allora, sentire una persona che mi ruba un commento per parlare di queste cazzere qua di Inter e Juventus. Ma mi sta bene, la prossima volta Rino chiudici il telefono in faccia. Questa è da Foggia. Grazie per ciao Marco, forza Foggia. Grazie, io voglio sentire mentre rivediamo la punizione di Curcio che ci ha. Nel frattempo ci sono due risultati che cambiano l'ultimo secondo, perché il campo basso ha pareggiato 4-4. Ha pareggiato il campo basso. Una notizia che fa. Che dà ancora più fastidio, insomma, per questo certo pareggio. Perché con la vittoria a questo punto il Foggia. Eh sì, e poi c'è il pareggio del Catania al 93esimo in casa del Potenza 2-2. Catania che non muore. Io voglio sentire invece dopo il commento di Carmine Pecorella quello di Mario Ciampi. Sì, vabbè, un passo indietro, un netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Sicuramente insomma in casa delle ultime in classifica, una squadra fondamentalmente già spacciata, ci si aspettava qualcosa in più soprattutto nella ripresa. Primo tempo abbiamo detto che comunque è stato un buon primo tempo dove probabilmente il gol è stato un errore di posizionamento e difesa alta, ma questo ce lo aspettiamo perché comunque è così che gioca capitare, Foggia con Zeman così capita, ma nella ripresa sicuramente non c'è stata una reazione veemente come ci aspettavamo tutti. Sì, condanno un po' il secondo tempo, non mi è piaciuto, è stato un Foggia che ha attaccato a testa bassa, non c'è stata una logica probabilmente dove è voluto anche da una Viponese schierata in difesa ma pronta poi a ripartire in contropiede. Sempre. Ha anche avuto un'occasione importante per sbloccarla e per più che altro per ripassare in vantaggio. Qui la grande occasione di Vitali, insomma, negli ultimi secondi, peccato perché comunque la palla uscita di poco, il Foggia avrebbe probabilmente meritato, almeno per il primo tempo giocato avrebbe meritato sicuramente di più, però peccato, sì. Un passo indietro, bisogna adesso pensare a giocare la gara di lunedì. Bisogna resettare e guardare avanti. E pensare a lunedì. Andrea? Sì, sono due punti buttati, più che altro il peccato è perché ora diciamo che per il Foggia iniziano anticipatamente i playoff, dato che c'hai tre partite molto importanti, quindi è come se fosse già iniziato. Il Foggia giocherà con il Catanzaro lunedì prossimo, non domani ovviamente, lunedì prossimo allo Zaccheria alle 21 in posticipo, poi giocherà fuori casa sul campo del Francavilla e poi l'ultima in casa con l'Avellino. Quindi sono dei playoff anticipati, ci potevi arrivare. Insomma, con un po' di convinzione in più, insomma, pareggiare in casa da Vibonese secondo me ti toglie un po' di certezze. Più che certezze, anche un po' certezze sicuramente sì, anche un po' di morale. Sì, ma non solo, ma sai, queste tre partite sono, esatto, tre playoff. Guarda, il calendario, come dire, ha disegnato per il Foggia qualcosa di impensabile inizio torneo. C'è un problema, Rino, è inutile nasconderci. La squadra è discontinua, fa errori, fa sempre gli stessi errori che Zeman non è riuscito a correggere, riesce a inanellare grandi partite come quelle che abbiamo visto, ma questo è il Foggia incontrerà lunedì il Catanzaro che ha perso in casa con il Monterosi, quindi figuratevi anche loro che grande autostima. Ma ripeto, non è una squadra su cui puoi puntare in questi playoff, è una squadra che si giocherà i suoi onesti playoff
magari uscirà dopo due turni, però non si può pareggiare sul campo dell'ultima in classifica. Allora Mario Carmine sta dicendo: fino ad ora si poteva pensare in una squadra mina vagante del dei playoff e chissà che magari un miracolo, invece dopo questa partita no, si facciamo marcia indietro, diciamo questa è una squadra che fa i playoff, sì. Però allora io penso che fino a bisogna fare un passo indietro, no? Io penso che fino a qualche settimana fa per qualcuno non eravamo, il Foggia non era nemmeno in grado di poterli giocare i playoff, no? Foggia il playoff, dove vogliamo andare? Andò a mai questa squadra. Questo è il commento che è stato fatto. Sei stato un po' sereno tu, perché sento la cadenza. L'hai sentito l'accento? Brianzolo. Adesso il Foggia ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi, anche di vittorie, giocando bene a pallone e dimostrando di essere una squadra importante. È chiaro che oggi c'è stato un netto, come ho detto prima, un netto passo indietro, soprattutto per la ripresa disputata dal Foggia. Però da qui, ecco, il problema è sempre lo stesso, Rino, l'equilibrio. L'equilibrio non c'è. A Foggia non c'è equilibrio. A Foggia o vince partite e Serie B, oppure no, non mai. Questo. Allora, manca l'equilibrio. Sono sempre di questa idea, io lo dico da inizio stagione, lasciateli amorare, il playoff, il Foggia che cosa farà quest'anno? I playoff, deve fare i playoff. Adesso se poi si punta già a dire no, perché se facciamo i playoff andiamo in Serie B, aspetta, calma, detto? No, per carità. Dobbiamo giocare i playoff, nessuno dice che dobbiamo... brutta, se tu avessi perso a Latina, mi viene così, no? Ci sta. Perché Latina è una squadra, certo, che adesso ha difficoltà. E se avessimo perso a Campobasso, che oggi è andato a pareggiare, guarda, che io vi ho detto all'inizio, guarda, che è una squadra ostica. E Campobasso oggi è andato a fare 4 gol alla Virtus Francavilla. Cioè, non ci sarebbero stati. Certo, allora io posso capire tutto, che sul campo dell'ultimo in classifica, come abbiamo detto, insomma, lo ha detto Carmine, lo abbiamo senza mezze misure, lo abbiamo detto tutti, sul campo dell'ultimo in classifica, una squadra spacciata, fondamentalmente già con un piede in Serie D, non puoi andare a non vincere. Però è successo, purtroppo è successo, perché ed è colpa probabilmente di un secondo tempo, non dico rinunciatario perché non è stato rinunciatario, ma un secondo tempo non all'altezza. Vediamo se Andrea riesce a fare la media di queste considerazioni, Carmine, Mario. Ma più o meno quello che avevo detto io a inizio trasmissione, no? Quello che dice Mario è giustissimo, non c'è equilibrio. A Foggia, no? Ho detto all'inizio, ci sono state questi risultati utili consecutivi giocando molto bene, si parlava di Foggia che poteva dare fastidio a chiunque, si puntava alla Serie B. No, secondo me ricordo che, qua resta ricordo anche, che perché... ma ricordo che fino a un mese fa, come diceva giustamente Mario, si diceva che forse fino a 5 partite fa, forse nemmeno ai playoff si arrivava. Ora non immagino i commenti dopo questo pareggio, sicuramente si tornerà a dire che Foggia è meglio che non fai playoff. Che li facciamo a fare? È meglio che non li fa, che li facciamo a fare, andiamo a fare solo figure. I playoff, che dobbiamo fare figure, abbiamo questo. Io invece dico che probabilmente, sai Rino, dico che non c'è equilibrio non nei commenti, perché così questa è Foggia forse non c'è equilibrio nei commenti perché non c'è equilibrio, non c'è equilibrio nella squadra, tu, questa è la realtà, dai, diciamola tutta, è una mancanza di equilibrio generale. Bravo, non equilibrio sulla serie, certo, per cadere come sempre, come sempre, mentre abbiamo perso Paoletti. Qualcuno ha visto Paoletti? Mi sa che se ne vuole andare, tornare a Lucera. Paoletti ha sofferto. No, ma sai Dino, a me dispiace tanto, io lo dico, va, visto che la nostra è anche una televisione di servizio, a me dispiace tanto perché per il mio amico Domenico, no, che saluto intanto a Domenico, perché mi aveva detto: Carmine, non ti preoccupare, con la Vibonese vinciamo, e c'era una scommessa tra di noi. E io gli avevo detto: sì, sicuro, non scommetto perché hai già vinto. Domenico. E non ha vinto nessuno la scommessa. Esatto, non l'ha vinta nessuno. Sì, Carmine, abbiamo una telefonata? Sì, Carmine. Ah, Carmine Troisi, direttore. Buonasera, direttore. Ciao Rino, ciao, buonasera Carmine. A te, buonasera ai tuoi ospiti, ciao, naturalmente, ciao, e telespettatori. Ciao, allora, Carmine, qui si parla chiaramente di un passo indietro del Foggia dopo questo pareggio a Vibo Valentia.
Beh sì, sensibilmente, diciamo che alla vigilia un po' tutti pensavamo che da Vibo potesse arrivare la quinta vittoria di fila, anche se in verità io ci andavo già cauto prima di questa partita, perché la trappola è sempre dietro l'angolo. Sicuramente un passo indietro, non soltanto sotto il profilo dei risultati, ma anche del gioco, e a mio modo di vedere una constatazione, cioè che il Foggia con i titolari è una squadra, il Foggia della ripresa con diciamo con più di qualche rincalzo in campo è tutt'altra cosa, e anche oggi insomma è venuto fuori questo. E aggiungiamo pure il fatto che si continua maledettamente a soffrire contro le squadre che comunque non ti lasciano spazi, non ti lasciano giocare, e quindi c'è questo rammarico per non averne approfittato. Però, l'impressione però è stata anche quella, Carmine, che la squadra si sia afflosciata.
L'attesa è finalmente giunta al termine. È arrivata in esclusiva la nuova promo sposi 2022 di Dotolo Mobili. Solo qui, nel più grande negozio di arredamento del Sud Italia, potrete trovare tutti i grandi marchi, Modo 10, Le Fabir, Tomasella, Stosa, Scavolini. Mi rivolgo a tutti gli sposi, venite a visitarci nel nostro showroom per vedere